Buonasera, buonasera figliuoli e figliuoli in questa allegra live speciale con ospite il buon schiacci sempre che conoscete ormai fin troppo bene un po' perché mi arà il culo a tutte le volte che c'è una partita a qualcosa un po' perché comunque è ospite eh, spe spesso ospite del canale tra l'altro vedo con piacere di aver già sbagliato posizionare la seconda chat quindi la rimetterò più a lato così che abbiamo la... ma siamo nel tartaro siamo siamo stasera. nel tartaro sono nel tartaro <ride> ho messo la grafica di persona 3 anche perché non sapevo come fare una grafica, quindi ho eh, questo per dimostrarti quanto cazzo è incre sono incredibili le interfacce di quel gioco, è uno screenshot di un mio video di gameplay L'ho eh, screenshotato ritagliato, messo come sfondo, ed è uno sfondo più bello di qualunque cosa sarei riuscito a fare a livello grafico. E non è neanche lo sfondo eh, conclusivo, è tipo una, una parte iniziale di un loading screen del gioco. Ed è bellissimo, cioè è incredibile. Cristo, ha, hanno veramente fatto qualcosa di straordinario a livello, a livello artistico. Ma comunque, stasera. In realtà ci stiamo facendo questa chiacchierata perché ci sono un paio di giochi che abbiamo trattato molto da vicino e quindi era il caso di parlarne. Uno è Persona 3 Reload eh, che abbiamo recentemente recensito. Io a quanto pare sono stato molto basso, ma a me il gioco è piaciuto. Pensavo di avergli dato un, da un voto soddisfacente, invece su Metacritic vola sull'88-87, ha preso dei voti allucinanti. Tu hai avuto un voto non molto più alto del mio, ma più alto. E eh, uh -huh. potremmo parlare di questa. Parleremo di sta roba e poi parlare di Technotto e di altre cose, ovviamente. E poi c'è domani anche uno state of play in arrivo. Che ovviamente seguirò live, ma che, di cui potrebbe essere anche interessante discutere. Come potrebbe eh. essere interessante. Insomma, c'è un sacco di cose. Tu vai e dimmi: insomma, come ti è andata con Persona 3. Se anche tu sei morto come me in questi giorni, perché io ho fatto dei giorni con delle sessioni da tipo 12 ore di fila per arrivare alla fine ed è una roba che mi ha ammazzato la vita a un certo punto, perché resta comunque un gioco enorme. Mm -hmm. Vabbè, io sono l'uomo di Street 6 e Diablo contemporaneamente, quindi eh sì, sì, <ride> no, sì. sono Grazie abituato ad, ad uccidere la mia vita, uccidere nelle mie relazioni sociali. Non me ne voglia Chiaretta, per fortuna mi sta, eh. mi sta vicino in queste cose, perché se avessi un'altra ragazza probabilmente sarei single da un pezzo per tutto il tempo <ride> che dedico a queste cose. Eh, bene, vabbè, io amo Persona, io amo Persona 3 con tutto il cuore, quindi sinceramente non mi è pesato più di tanto. Poi mm -hmm. Tekken e Tekken, ragazzi. Quindi sono per... due gioconi, sono due gioconi alla fine. No, sono due gioconi. No, non mi è pesato, mi, mi sono dovuto drogare di di PC e di PlayStation, però Ma ti dico, non, non è mi dico: non è pesato neanche a me fino a un certo punto, perché tu hai detto io amo Persona 3. Amo anch'io molto Persona 3. Infatti lo ritengo come narrativa uno dei migliori personaggi in assoluto e infatti l'ho scritto anche nella recensione narrativamente per me Persona 3 rompe completamente il culo al 5 sia come personaggi che come ambientazione anche questo fatto che comunque tratta delle tematiche molto pesanti perché comunque tutta la narrativa gira attorno a suicidio depressione eh, insomma è, è abbastanza sì, l'occupazione del lutto insomma cose qui. è molto pesante cioè tratta comunque delle tematiche molto crude cioè molto, molto oscure ma le tratta molto bene tra, secondo me tra l'altro gestendo anche molto bene la crescita dei personaggi e il loro sviluppo il loro sviluppo, però. Per quanto sia fatto benissimo, questo remake e sia migliorato sensibilmente dal gioco originale, porca vacca il tartaro. Porca vacca il tartaro. Cioè, dopo Persona 5 e anche vari GRPG moderni, riproporre paro paro quella struttura lì. Anche con una difficoltà, peraltro, a mio parere, molto semplificata. Eh, dopo tot ore. È veramente pesante perché io non so se tu l'hai giocato come l'ho giocato io, ma io ho provato ad applicare perché volevo maxare i social link. Poi non ce l'ho fatto. E. Ho mancato qualche livello, volevi min maxare. Cioè min -maxare cioè volevi farli tutti insieme. Esattamente, volevo farli tutti insieme alla prima run. E quindi eh. ti sei sparato tutto il tartaro tutto il blocco del tartaro in una serata. Esattamente, ogni okay. volta che si apriva un nuovo blocco io arrivavo fino alla fine e eh, farmavo sempre spudoratamente passandoci delle mm -hmm. ore grazie Pulse per l'iscrizione perché, perché ovviamente dovevi farmare soldi per fare le attività e, crescere, e far crescere il tuo personaggio e in più uh, volevo arrivare sempre al limite per poter sfruttare più giorni possibili per le relazioni e i social link e farsi x mm -hmm. ore grazie Grayman per l'iscrizione farsi x ore di tartaro è stato davvero pesante perché all'inizio ancora, ancora, secondo me, ha una gestione molto simile a Persona 5, dove hanno cambiato la questione dell'affaticamento, l'hanno resa molto più simile alla questione del recupero delle risorse di Persona 5, cioè tu non devi sprecare le risorse. Eh, però andando avanti diventi così forte e inizi a ottimizzare talmente tanto gli oggetti e eh, le persone che usi, perché io a un certo punto ho tipo, preso Siegfried l'ho fatto full fisico e basta, rompevo tutto a forza di critici ad aria. Per Siegfried comunque parliamo, non dico di endgame, ma quasi, perché siamo intorno al 54 più o meno. Sì, midgame. 54-55. Verso l'endgame. late Dopo aver preso lui ogni difficoltà si è annullata, qualunque altra persona è diventata triviale al di fuori di quelle magiche potenziate, avevo maxato talmente, consumavo talmente poco da poter fare il tartaro senza difficoltà e lì tutto quello che hanno aggiunto, anche gli scontri un po' più difficili, si è rivelato triviale e quindi diventava una noia perché proprio strutturalmente, secondo me, l'hanno gestito male. C'erano molte cose che, eh, che potevi fare e che in realtà non, hai, non hanno gestito e il problema è che non è una roba in normal cioè diventa facilissimo anche alla massima difficoltà e la Debson giustamente dice beh sì, sono il regolo da JRPG se farmi a bestia rompi il sistema e la Debson, ma io non stavo farmando grazie Light per l'iscrizione, io non ho farmato perché massimizzare il tartaro non vuol dire passo 25 ore nel tartaro per arrivare a livello 90 vuol dire arrivo fino alla fine della, 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 del blocco in una volta sola Basta, quindi io livellavo normalmente, arrivavo di livello giusto alle varie cose, semplicemente ottimizzavo le persone, tutto qua. Allora, sì, io rispondo al volo, a volo d'angelo, un po' alle domande che ci uh -huh. sono. Ragazzi, non lo iniziate ad aprile, iniziatelo a estremo. Estremo, non a, a estremo, tardi. fidatevi. Iniziatelo a estremo. Iniziatelo estremo. Tutto ciò che è solto d'estremo estremo è, è una cagata sì, pazzesca. Ma anche per estremo per è una passeggiata di salute. Cioè, estremo. No, beh, dipende è... anche dal tipo di giocatore che sei, magari. Sì, cioè, è vero. Per, cioè, anche estremo non è un nocturne per capirci. Cioè, L'estremo di reload è il facile di nocturne. Per esattamente, Quindi, esattamente. cioè... Eh, giocarlo a estremo è come giocare nocturne in Nocturni facile. Eh, purtroppo è quello perché il sistema del one more è così gestito alla fine della fiera. Non è una lotta contro i nemici, è una lotta contro le risorse. E secondo me è veramente una passeggiata. Eh, cosa Ma il che... discorso sai qual è? Io volevo l'ho anche detto in recensione, no? Praticamente i tuoi personaggi rispetto al persona 3 basico diciamo, sì, sì. hanno un sacco di roba in più. Esattamente, hanno tantissime, sono molto più potenti. Eh hanno le teurgie, che sono fondamentalmente delle limite che sono Rompono completamente visto nei trailer. Il gioco. Ma anche per dire la mano arcana è stata molto potenziata perché hanno aggiunto gli arcani maggiori. Esatto. Alcuni sono rotti: tipo prendi due carte, sì, uh, sì, 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 sì. prendi il doppio degli oggetti, quindi diventi fortissimo in niente. Perché ti farmi soldi, esperienza quando prendi le due carte e poi ti aumenta di un livello. Cioè tu ti puoi fare dungeon facili, aumenti sì, sì. di un livello con la mano arcana e hai roba che troveresti più avanti fondamentalmente. Quindi Assolutamente è, sì. è super rompibile come gioco. Molto è... più del tre base tra l'altro. Eh? Molto, molto più del tre base, ma perché nel tre base tu eri limitato. Sì, avevi capito? delle limitazioni molto poche marcate. cose, sì, il sì. che significa che era più noioso, era più esatto. ripetitivo. Però adesso sei così forte, il problema è che non hanno bilanciato i nemici, perché i nemici sono quelli del 3. Esatto, identico. Ma tu sei 10 volte più forte, sì, e questo è questo il discorso. Sei, sei molto più meccaniche. Ma infatti la cosa che loro hanno aggiunto, ragazzi, per darvi un minimo di pepe, che poi è l'unica roba, sono le porte della monade. Perché e i passaggi, sì, e più passaggi, che altro i sì, passaggi. I passaggi, sì, I le, passaggi porte sì le porte sono una cazzata. I passaggi della monade sono fondamentalmente queste parti Uh, che sono la mo il Monad aggiunte, però, già nei piani, nei piani precedenti. E nei passaggi hai questi combattimenti che ricordano, non so se ve li le ricordate, le skill. Le, le, le trial door del Persona 3 Portable. Ok? Quelle che praticamente erano legate agli arcani, dove i nemici che c'erano dentro avevano delle caratteristiche speciali. Che ti, cre ti creavano dei problemi. E sono pensati così. Cioè, hai o dei nemici che devi uccidere in un certo ordine, o che si rigenerano, o che ti infliggono gli status. E se non ci vai preparato, consapevole di quello che ti fanno, possono essere avversari difficili. Eh, ma sono le uniche battaglie con un minimo di sforzo tattico che devi fare nel, nel, nel tartaro perché a un certo punto le teurgie e il problema è che anche quelle le spacchi con le teurgie perché le teurgie sono talmente forti che rompono tutto cioè hai quella di fuca che dà a tutti immediatamente bonus all'attacco, bonus alla, alla schivata, bonus alla velocità e bonus alla difesa all'inizio della battaglia, hai la teurgia del protagonista che sono fondamentalmente le magie fusion però bypass le resistenze completamente le resistenze vengono completamente annullate e cambiano in base alle persone che hai fatto e tutti gli altri personaggi che hanno appunto queste teorie elementali o a single target o a oe bypassano tutti le resistenze anche se sono elementali quindi puoi spammarle e uccidi tutto cioè e soprattutto la cosa tutto. peggiore io ci ho pensato a questa cosa sai come potevano bilanciarlo te le devi farmare durante lo scontro sì, perché il fatto sì. che tu te le farmi sui nemici sfigatelli esatto. e poi te le porti e le, le sfondi tutte e cinque sul boss e fidatevi che manco servono sì, tutte sì. e cinque perché due o tre bastano e, uh, cioè tutte e quattro scusatemi, e lo, lo sciogli cioè sì, te le porti, sciogli. te le farmi e poi le usi te tutte e te le porti dietro boss. e uccidi, tieni, tutto. infatti, se, e fossero, se fossero state da caricare ad ogni battaglia, sarebbe esatto. stato meglio. E infatti, le uniche battaglie che sono un minimo impegnative sono i boss. Perché nei boss te le devi caricare perché parti con le teologie azzerate, non te le porti dietro dal tartaro. Esattamente. però sono, un sono le uniche, sono veramente le uniche. La, sai quale Avrebbero anche potuto fare una roba molto più semplice, ovvero renderle elementali: cioè. Le non gli facevano schippare le, le, le resistenze esattamente, sì. le, le rendevi elementali e dicevi ok io uso la teurgia ma se il nemico resiste alla teurgia la teurgia è inutile se invece le usi e tutte sono, uh, sono fondamentalmente uh, Megidolon potenziato quattro volte non sì. serve, è, è assurdo cioè c'è della roba ma poi scalano con le tue statistiche quindi se tipo tu hai una teoria io avevo la teoria quella appunto di Siegfried e, e l'altro e Mitras sì. ehm, che Cristo scalava con la forza di Siegfried io Siegfried ovviamente l'ho mandato a forza 99 o oh, faceva 1600 di danni ai nemici base a livello tipo 54 non potevi fermarla uh. uccideva tutto shottava tutto eh, è proprio mal calcolato come difficoltà. E cazzo, avessi letto una recensione che l'ha scritto: che, che la difficoltà è tarata troppo verso il basso. Io l'ho scritto, io eh, l'ho scritto. Eh, C'è cioè... anche scritto: Cominciate, cioè, cominciatelo, sì, le norme non alta. esistono. Se siete nabbi degli RPG, andate su difficile. Se siete un po' più. Um... Come si dice, un po', avete un po' più di esperienza, buttatevi su estremo sì, direttamente. Sì, sì, sì ragazzi, subito su perché estremo. le altre difficoltà non sono esistenti, sono praticamente la modalità sì. storia: che ti guardi le cazzi e ne basta della Che, storia, che per carità, bellissime. Eh. Poi, uh, questa, queste sono le cose che a me hanno lasciato un po' così. E infatti parlavamo prima delle valutazioni, perché comunque ci sono stati dei e mezzo, dei 9, dei 10. Ora, ne stavo parlando anche con, con Chiaccio, voglio sapere anche la sua a riguardo. Mm. Ma a mio parere, per quanto possa essere fatto bene un remake... E questo remake è fatto benissimo, ragazzi. Cioè artisticamente, narrativamente, eh, graficamente, è meraviglioso. Cioè è proprio Persona 3, però ha modernato e portato a un livello tecnico pari, a, su, superiore a quello del 5%. È meraviglioso da vedere e da seguire. È ancora anche molto d'impatto come host, molto d'impatto come narrativa. Cioè è ancora un gioco molto forte. Però cazzo, secondo me, è giusto valutare un titolo di questo valore anche per come è invecchiato e come regge oggi. E secondo me Persona 3 si porta dietro delle, delle idiosincrasie che non sono state in alcun modo superate e che anzi in alcune cose a livello di ripetitività sono state amplificate perché il gioco è più facile. È veramente più facile, ma proprio tanto. Quindi... Sì, diciamo che non hai proprio il drive no. a dire cavolo, voglio farmare perché quel boss mi ha fatto il culo, adesso farmo e li faccio vedere io. E invece no, perché tanto sciogli tutto. Sciogli Quindi tutto. il farming diventa quasi fine a se stesso. Anzi. Certe volte vorresti rimanere a livello basso per avere un po' di sfida. Perché se farmi lo rompi completamente. Ripeto, le, le carte della mano arcana rompono completamente il gioco. Sì, cioè, il fatto che ti fa prendere la doppia carta, poi le metti tutte insieme, alzano il livello di tutte sì. le carte, cioè, le combini, diventa una cosa schifosa. Inizia ti metti a, a fermare lì sì, quando hai tutte le carte. E, uh, scali in una maniera impressionante, ma Poi le ombre ti scappano davanti è, un punto. Ma poi, è Ma poi prendi soldi e esperienza. Sì, cioè. prendi soldi, prendi esperienza, cioè è una roba allucinata. Difficoltà corretta per un neofita del genere. Guarda, Drimaco per un neofita è assolutamente fantastico perché è è veramente un GRPG facile. Non cui... vuoi dire quale, la di, quale difficoltà deve ah, prendere. Vabbè, se un sei neofita, un super neofita, eh. giocalo a norma, le vai tranquillo. Ti Ma io direi sì. difficile pure per un super Sì, neofita, anche difficile sai? perché comunque. Questo, momento... sai cos'è? Questo poi è un po' insieme al discorso anche dei picchiaduro. Allora io, quando mi dicono il neofita, io non interpreto stupido. No, no, è quello Neofita che non pratica, è una no? persona che non ha pratica, che però apprende magari on the fly mentre sta giocando, apprende le meccaniche. È solo novizio per un discorso di tempo speso sul gioco. Non tarato di cervello. E questo è il discorso. Quindi, sì, io diciamo che ho molta stima. Lavorando con i neofiti sempre sui picchiaduro, ho tanta stima dei neofiti. Sì, dipende da persona a persona, però diciamo un'intelligenza media, una persona di intelligenza media lo sfonda Persona 3 Reloaded lo disintegra lo disintegra. Cioè, perché non devi neanche studiarti build e cose di questo genere no cioè, è veramente no, molto facile no. che poi non ragazzi non stiamo dicendo che sia un brutto gioco come detto è un remake di altissima qualità e se fosse un brutto gioco non gli avrei dato un 8 comunque uh, è un remake fatto benissimo e per la cronaca se vi è piaciuto Persona 3 giocatelo al 200% perché è una figata, ci sono proprio dei, dei momenti a mio parere ancora incredibilmente forti ci sono ancora la narrativa per certi versi in alcune cose è molto migliorata perché hanno comunque aggiunto questi link episodes che allora Voglio essere sincero, sono letteralmente la sostituzione degli arcani dei maschi col fatto che non c'è la protagonista femmina. È quella roba lì, eh? E quello è tutto un altro discorso su cui poi dobbiamo intervenire a chiarire, secondo me, perché magari la gente non sa cosa aspettarsi. No, esatto. L'ho scritto, scritto in recensione, cioè ho fatto proprio un paragrafo in cui dico come mm. si colloca all'interno di Jack. questa diatriba dei vari portable fest eccetera sì, eccetera sì. Poi, ci, poi ne parliamo volevo siccome non voglio che, che poi siamo, diventiamo dispersivi andiamo a bomba su questo discorso dei sì, voti sì, sì. visto che mi avevi chiesto un parere a riguardo e eh, mm, che dire io non sì, ho ben sì. capito a me sembra che ci sia un'inflazione pazzesca anche secondo della stampa cioè è qualcosa di pazzesco ma è un cane che si morde la coda mm. perché sono così, anche il pubblico è così assuefatto ai sì. voti che quando un gioco prende meno di 8,5 è una merda. È e stiamo li li stiamo svalutando questi voti perché 8 dovrebbe essere un signor gioco, ma non lo è. Però incredibile, è incredibile. Cioè, per me l'otto è un signor gioco. E se do un 8 a un gioco, per me è un signor gioco. Ma questa cosa apparentemente non viene percepita. Ma è quello, che ti, è quello che spiegavo varie volte. Non può esserci una linea editoriale fissa per tutti e ormai abbiamo bastardizzato le valutazioni numeriche. A mio parere, tra l'altro, seguendo anche troppo l'onda di popolarità dei giochi, perché io sono convinto che moltissimi redattori non osino dare sotto un tot a nomi importanti o a nomi con delle fanbase consolidate. Perché sennò. Cose non si spiegano. Eh, dove, se dai, dai un 8 o addirittura un 8 e mezzo a un gioco che viene percepito come il potenziale capolavoro, o oh, si crea il delirio eh, e la gente non capisce che un 8 e mezzo è un gioco bellissimo ma che ha dei difetti. E che, un, e che anche una cosa che ti piace può avere dei difetti, puoi apprezzarla con dei difetti, puoi accettare che qualcuno ci abbia trovato dei difetti, grazie Mazzolino per l'iscrizione, e non è necessariamente una merda e non sei necessariamente un complottaro che vuole distruggerlo sul mercato o, ne, o, su, o davanti all'opinione pubblica. Però purtroppo, come dicevi tu, ormai abbiamo, abbiamo drogato la, il, pub, il grande pubblico di queste valutazioni. E la discussione si sofferma sempre solo su quello: cioè, invece di andarsi a leggere l'analisi, quel numero è ancora la cosa più importante. Sì, diciamo che io, io mi sono attestato sull'otto e mezzo, e devo dire che a vedere poi i vari voti delle varie testate. Ritengo ancora di più che sia il voto giusto. Il discorso è questo, bisogna decidere anche... Allora, c'è una discrezionalità del recensore, no? Perché certo. io la, in, la, in, la metto in quel mezzo voto. Cioè, lì entra il personale, capito? Perché se fai degli errori macroscopici, per è dire, ovvio, secondo sì, me, persona 3 non era da 9. Ok, no, non era da 9, non, non poteva essere da 9. Però il discorso è, che background hai? Cioè, per dire Legge. che cosa valuti, che cosa valorizzi all'interno di un prodotto? Quello che valorizzo io da background artistico è il lato artistico, cioè e lo valorizzo magari più di altri recensori tipo te che hanno un background proprio di hardcore gamer in un certo senso. Quindi, per me, se è realizzato bene dal punto di vista audiovisivo, poi della colonna sonora parleremo. Eh, io gli do un voto alto, quindi non dico che faccio prevalere il lato artistico sul gameplay, ma per me ha una grande importanza. Cioè. Quindi io posso capire il mio otto e mezzo perché lato sì, audiovisivo, sì. il gioco è una goduria pazzesca è fantastico, assolutamente. e soprattutto diciamo che non è un gioco che vede nel gameplay le sue uniche qualità. No, no, sì, c'è una componente di gameplay, ma c'è anche una componente di intreccio, c'è cioè. una componente di scrittura dei personaggi che è portata all'estremo in positivo. Il discorso è questo, è un gioco polarizzante, Persona 3, perché se tu sei il tipo che vuole un'esperienza un fluida, d'azione, eccetera, eccetera, no, no, non è lì che la trovi, esatto. Perché sì, devi sì. essere il tipo di persona che si gode i dialoghi, che si gode l'approfondimento e soprattutto l'evoluzione dei personaggi, che si gode l'aspetto grafico. you magari Anche basandosi sul vecchio, quindi si gode l'upgrade grafico rispetto al vecchio. Si gode la colonna sonora e soprattutto, ripeto, si gode l'evoluzione dei personaggi in quanto esseri Esattamente. umani. Esattamente, perché di emozioni che, umane: che poi è una cosa gioco. che secondo me manca molto a Persona 5. Cioè, sì, secondo me, i personaggi 5. di Persona 5 sono in larga parte piatti: hanno un'evoluzione, ma è molto più limitata, è molto più da Shonen Protagonist. Qua, invece, secondo me, i personaggi hanno una reale evoluzione. Basti pensare solo a Junpei, che non vi spoilerò cosa gli succede, ma che ha. Sì, vari diciamo archi, scriverò, sarebbe. Sì, che sì, che nel senso però eh, ha degli archi comunque molto significativi di crescita personale, lo stesso Akihiko ma anche Mitsuru. Cioè, tutti i personaggi Man, sì, qui tutti hanno, hanno tutti, un tutti hanno un'evoluzione molto significativa le... che è esatto, è molto bella. Ma per dire persino all'interno dei social link ci sono degli sviluppi interessanti. Ecco, però, ad esempio, anche lì secondo me ci sarebbe stato da fare una piccola critica. Perché parliamoci chiaro certi uh -huh. social league di persona 3 erano una merda, <ride> ma sono veramente rimasti. E sono rimasti una merda. Perché... Ma sai cos'è? Io l'ho apprezzato perché vuol dire che proprio hanno avuto rispetto religioso No, lo capisco. Per... Lo capisco. Anche nelle cose più cringe di merda che sono fuori tempo. È vero, capisci? è vero. Però cazzo, io un po' li avrei ritoccati. Non dico per renderli necessariamente dei personaggi positivi, perché non puoi. Tipo Luna, Luna e Mago. Ma. Dai, ma... Mamma Luna Ma mago Luna, Luna, è, il peggio, Luna è il peggio. Luna e mago, secondo me, sono il peggio. Ma ce ne. Sì. Cioè, sono veramente terribili. Cioè, ti vien voglia. Fa... Ti sta sul cazzo farli perché non vuoi uscire con loro e non vuoi parlare con loro. Ma eh... Non dico renderli personaggi positivi, ma non lo so, buttarla un po' di più sull'assurdo, sul ridere, modificarli un po' narrativamente per il periodo odierno l'avrei apprezzato, ti dico la verità. Perché comunque hanno ampliato un po' certe narrative. E come ti dicevo, secondo me, ehm, i social, alla fine, i link episodes sono la loro idea iniziale dei tarocchi dei maschi perché magari inizialmente volevano mettere il personaggio femminile, poi hanno detto non lo mettiamo, mettiamo il rapporto. Con Personaggi maschili attraverso gli i link episodes e quindi hai Junpei Akiko, eh, tutti questi personaggi attraverso i link episodes che però. Non sono così approfonditi come i social link normali e sono delle scene piacevoli ma non particolarmente strutturate. Diciamo che migliorano il world building cioè il world fanno building, sentire sì, più vivo il dormitorio perché c'è il momento in cui fai la studiata di gruppo perché ci esatto. sono gli esami, coltivi. Diciamo che poi Cucine in realtà non, assieme, aggiungono... Esatto, sì, sì, non aggiungono niente a livello di gameplay. Perché di fatto quello che vi danno. No, sai cosa fanno cagare, a livello... sai però... cosa fanno a livello di gameplay? Ti inculano. Eh. ti inculano perché ogni tanto eh. ti becchi il link episodes il giorno che magari hai l'appuntamento settimanale con uno dei social link che hanno magari perché ragazzi l'inculata dei social link è che alcuni sono giornalieri li fai quando cazzo vuoi sono facili alcuni sono a giorni fissi quindi magari ce li hai solo il martedì e il mercoledì magari ce li hai solo la domenica e quindi tu devi schedularli in modo da essere sicuro di fare sempre bene quelli che hanno gli episodi contati ma il gioco ti dice eh ma rischi di perderti i link episodes se non li fai e allora tu li fai ma i link episodes a livello di social link non ti danno niente ti danno alcuni vantaggi magari ti potenziano una statistica ti danno degli oggetti prima. ti danno degli fortini, oggetti in realtà ma eh, però niente di che e quindi tu ti perdi magari quello scatto di social link che poi ti fa perdere quei due o tre livelli finali che ti servono per maxarli tutti io infatti temperanza l'ho perso così io ho, ho fatto tipo ho perso tre di temperanza e due mi sembra fosse di uno era bebe e l'altro era quello della e due livelli di quello della, della cosa d'arte. Non mi ricordo quale cazzo era la carta. Uno era eh, la fortuna, mi fortuna sa. E fortuna, fortuna e temperanza. Fortuna e temperanza io ho perso cinque livelli persi perché ho fatto i social episode, i link episodi invece di andare da loro e mi sono sentito proprio uno stronzo, cazzo. Eh, perché hanno anche aumentato un po' i giorni in cui puoi fare le attività ma comunque l'infamia del devi fare tutto perfetto e perfettamente cadenzato se no non riesci a fare tutti i social link è rimasta quella roba lì quella roba lì ce l'hai ancora Vabbè, diciamo eh. che fare tutti i social link teoricamente è proprio andare a fare un min maxing sì, uh, è, è, la, sfrenato, è, la, è la vera, è la vera è difficoltà del gioco eh, eh. però è la vera difficoltà del gioco capito cioè, sta sta è lì la vera difficoltà del gioco sì, la vera difficoltà nel gioco del gioco è uscire con Mitsuru. Io ancora <ride> devo capire, porca miseria, non ci ho fatto? sbattuto la testa. No, ho fatto Yukari alla fine. No, ma Mitsuru devi avere 6 di Devi avere genio, sì. Devi però poi genio. quando ho avuto genio, eh, alla fine è letteralmente un, come una tipa che non te la dai, ti rovi il cazzo. <ride> perché, ehm, cioè, letteralmente io sono arrivato a genio e ho speso. Perché per arrivare a genio devi spendere tanto sì, per potenziare costa il altri, sapere. Sì, sì. E, poi mi dice: No, è indisposta, devi ancora entrare in intimità con ah, lui. Ma perché ma lo fa? Culo. Eh no, ma perché cioè, lo fa? So. Lo fa soltanto dopo, dopo un evento specifico. Lo fa soltanto negli ultimi due mesi dell'avventura. Della eh sì, ma io a quel punto poi avevo perso il, avevo perso il mordente e ho cambiato. Sì, Quindi... che poi c'è anche quelli. L'altra inculata, ragazzi, è che certi social link si attivano soltanto gli ultimi mesi. Ighis, Mitsuru, come nel gioco originale, eh, non è uno spoiler sì, sì. esattamente. Igis, Mitsuru, gli ultimi due mesi. E, eh, e se tipo non hai fatto gli altri e li devi recuperare, sei fottuto perché hai i giorni contati per finirli. Quindi devi proprio farli a raffica, se no sono cazzi tuoi. E no, non, non, non perdona sui social link, cioè ti becchi l'inculata. <ride> devi, ti becchi l'inculata, cioè sbagli, fai un errore, eh, sono cazzi tuoi. Cioè, non, non li completi sì, più. Sì, tra l'altro, uh, un okay. cambiamento: tra l'altro, sono sparito. Sì, sì, no, te l'ho fatto troppo. Hai cambiato finestra, mi sì, sa. Sì, ho cambiato finestra. Eh, no, Lo posso. so, lo conosco bene. Con è Discord e le sue immagini. Eh, sì, sì, sì. Ehm, il discorso è che adesso però puoi essere platonico. Sì, quindi è Quindi puoi anche maxare sì. un confidente rimanendo sul platonico. Tra l'altro ho, ho scoperto che c'è una sola relazione, do relazione doppia dove non ti punisce se fai la relazione multipla. ah uh -huh. No, non ci ho fatto caso. Elizabeth, ah, Eh sì, certo. Se ma fai Elisabeth assieme a un'altra tipa non ti punisce. Se fai più tipe contemporaneamente ti prende calci in culo il gioco. Come eh, fa. Sì, 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 sì. Quindi... Come in Persona 5, Sì, parte. come Persona 5 ti fa. No, la persona 5 era fantastico che aveva sì, anche sì. la, la scenetta, Il giorno di San se... Valentino, te lo Esatto, se, se, usci... <ride> se uscivi con tutte, che si presentavano tutte. tutte al porta, giorno di San si, 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 si uccidevano di botte, fantastico. Sì, sì, sì. sì. Eh, quante ore mi ci sono per avere tutto? In che senso su Persona? io penso che per, per 80, maxarlo tutto, 90. io non ho finito tutto, tutto, tutto. Tipo il Pokédex delle persone non l'ho finito. Però secondo me ci attestiamo sulle 100 ore per fare sì, tutto, tutto. una novantina almeno. Cioè dura meno di Persona 5 secondo me, ma una novantina... 80-90 ore per una persona normale sono... sono sono fattibili Io ho il vantaggio ma che... per quanto riguarda il discorso qui vedo roba di storia eccetera eccetera eviterei di fare spoiler sì no non spoilerate ragazzi livello perché... Di cambiamenti, perché anche se vi dicessi no non è uguale oppure sì è uguale è già uno spoiler esatto. per chi ha fatto il vecchio sì, sì. gioco però c'è un, un sacco di gente che non l'ha giocato tra l'altro è su Game Pass ragazzi quindi un sacco di gente lo potrà giocare per l'abbonamento a costo molto limitato, eh, quindi giocatelo perché davvero è una bomba nucleare e merita assolutamente di essere giocato. Se vi piace una, una buona narrativa, c'è solo un problema: um, il, il problema è che secondo me anche la struttura dei social link l'hanno mantenuta un po' troppo simile all'originale e esattamente come Persona 5 ci sono quei momenti in cui ti senti impotente ed è molto noioso perché sai quando hai gli eventi quelli settimanali e devi fare tipo eh. 6-7 giorni di fila dove le cose accadono e tu non puoi fare un cazzo, non puoi fare esatto. nessuna attività sì. quella roba lì continua a ripetersi con una frequenza abbastanza più marcata in Persona 3 rispetto uh, al 5 uh. grazie Lencio per l'iscrizione ed è molto fastidiosa perché tu vorresti, magari hai pianificato delle cose, magari non ti ricordi che c'erano quegli eventi, magari non te lo aspetti e Tipo, tutta la tua pianificazione va a puttane perché, boh, no, magari c'è certo. il festival del cinema o quelle robe lì e va avanti sì, per un tot. Oppure eh, è la festa degli anziani. La festa degli cose che... Esattamente. Oggi non si Io da ex insegnante dico ma. Ma questi non vanno mai a scuola, cioè eh, hanno questa festa, questa vanno festa, poca miseria. Sabato, però vanno il sabato. Ma anche qui alcuni vanno il sabato, almeno da me. Ah, non, da me? Da sì, me sì, no. alcune scuole fanno anche di sabato, non tutte, però alcune sì. Uh, io vedo qui molte, molte domande riguardo la musica, quindi io farei un piccolo intervento sì, su questa cosa. Molto, molto, molto. Allora, Aligi l'ha gradita, poi mh. ci siamo anche parlati un po', ci siamo un attimo confrontati prima della live. Io anche in recensione ho mosso qualche criticità. Perché è cambiata la vocalist, mi dicevi? No? È cambiata la vocalist, a quanto ho capito. Poi forse riusciamo anche a portarci a casa su Every Hive un'intervista un ai compositori. E io questa domanda gliel'ho fatta, poi vedremo se rispondono, se, se questa cosa si fa. E gli ho chiesto proprio il discorso della vocalist, perché ci sono soltanto voci. Allora la cosa sicura è che la. Um, la Kawamura, che è la, la cantante originale, um, è vecchia, cioè sì, era certo, già avanti sì, sì. con l'età adesso. Poi la, le vo la voce sai che si rovina. Poi, sì, a quanto sì, ho capito, poi. era una fumatrice incallita, <ride> quindi proprio non costume. ce la fa. Capito? <ride> ha fatto una live ultimamente e non aveva più voce. Quindi certo. posso anche capire però puoi anche scegliere una voce simile sì, cioè, hanno, sì. hanno tolto questa voce che alla fine era molto graffiante anche se non era intonatissima la Kawamura alla fine era una voce molto rock, molto graffiante un po' la Gianna Nannini se vogliamo anche se lasciamo perdere proprio <ride> sì. per farvi capire un po' diciamo, il graffio che poteva avere l'hanno sostituita con una vocalist pulita una vocalist melodica che secondo me su Um, sui pezzi vecchi, sui pezzi storici tipo Mass Destruction, quello dei combattimenti uh, oppure quello dell'Overworld è troppo pulita. Cioè, serve un po' più di sport. A me invece, dico, su questi, su a me invece è di. piaciuta molto. Perché, comunque Lotus Juice che è il rapper, appunto, che ha fatto la colonna sonora. C'ha questo stile un po' funky, sotto, uh, a me è, pi è piaciuta mm. molto. Perché grazie, Aurel, per l'iscrizione. Perché secondo me si adattava molto ai pezzi della, della, della colonna sonora. Anzi, alcuni li ho trovati uh, in certe fasi del gioco, che anche lì non vi sto a spoilerare, particolarmente adatti al momento e all'atmosfera che voleva trasmettere il gioco e vabbè a livello di os è comunque una discreta bomba a livello di os, no, assolutamente stiamo cioè, facendo le stiamo pulci facendo pulca, di razza esattamente cioè a livello di musica è incredibile ragazzi il gioco tra l'altro sempre a livello di sonoro lo hanno ridoppiato tutto ci sono molti più dialoghi doppiati nelle cutscene e il doppiaggio inglese non è male hanno preso eh, il doppiatore del protagonista è Alex le, quello di... Sì, ci sono, i doppiatori, sì, di sì. Ci 6, sono i doppiatori di Street Fighter 6 è esattamente uh... Il protagonista Luke, esatto. è Luke. E DJ, Junpei è DJ. Junpei <ride> è DJ. È proprio quello. Sono i doppiatori di Street Fighter 6. Perché ormai girano quelli. Ed è assurdo perché Alex Lei ha fatto questa voce da. Praticamente la voce del protagonista la senti poco perché nei dialoghi non parla, eh, ma parla soltanto quando fai i commenti dopo le battaglie. No? Ma ha fatto questa voce da ultra figo, dove fa: oh, sì, ciao <ride> da sigma mail, proprio da sigma mail assoluto. Che, però, per sì, il protagonista sì, sì. di persona, esatto. secondo me, è perfettamente adatta. No, per... no, lui ci sta perché ha un tono abbastanza basso. Sì, anche. sì, sì, ha una voce bassissima. Alex. Poi, anche, poi io giocatelo in giapponese, ragazzi, in giapponese è doppiato meglio, ma comunque non è doppiato per niente, per niente ma anche in inglese vedi hanno quello. cambiato tutto il cast di doppiaggio tranne sì. quella di Elizabeth che vabbè sì. non potevi cambiarla no non potevi no, cambiarla perché comunque ragazzi, vado a bomba un attimino e chiudo il discorso mm -hmm. musica una volta volte, perché vai, vai. vedo tante richieste mi rendo conto che essendo la, il mio campo di applicazione posso aggiungere qualcosa alla conversazione ecco allora dicevo a me non è piaciuta la cantante nuova ho sentito che, che tipo una youtuber io non, non la conoscevo devo essere sincero uh -huh. eh, sui pezzi vecchi su mass destruction Particolarmente, io l'ho vista un po' carente, l'ho vista un po' in difficoltà, però ci sono anche delle tracce nuove come Color Your Night, che è la traccia di quando giri di notte, fondamentalmente sì, sì, sì. È, è la traccia nuova delle imboscate perché Mass Destruction c'è soltanto sui combattimenti neutrali, sì. diciamo, quando ti scontri di faccia con l'ombra, se la prendi di sorpresa c'è un nuovo tema. Allora sui temi nuovi. A me è piaciuta molto invece, sì, sì. perché che si, si vede che le hanno cucito addosso questi nuovi temi, le hanno cuciti addosso la sua vocalità, lei ha una sua vocalità come tutti, e fare un pezzo nuovo, inedito, su una vocalità è diverso dal cercare di incollare ad una nuova cantante un, prezzo, un pezzo che esiste già. Perché lì, ripeto, io l'ho vista in difficoltà, ma non perché non prendesse le note, per carità è intonatissima, ha ah, una buona eh. tecnica, anche. È soltanto che mi mancava un po' di aggressività che la Kawamura mi restituiva. Potete tranquillamente fare questa, questo raffronto, andatevi a sentire Mass Destruction di Reload e andatevi a sentire Mass Destruction della vecchia della sì, Kawamura. Sì, sì. Anche nel, nel modo di pronunciare baby all'interno di quella canzone. Mi sembra un po' troppo pulita, mi sembra un po' troppo perfettina questa cantante sì, nuova, sì, sì. però ripeto, è un discorso personale, perché la musica è sempre un discorso soggettivo. e questo, è però, dal punto di vista sia di Lotus Juice che poi si sente anche cantare, non solo rappare sì, 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 in sì. Color Your Night, è fantastico. Ed è un chad vero. Io quell'uomo lo amo, è veramente un, non sono <ride> un grandissimo appassionato di rap. Che poi è giapponese, capito? Cioè, sì, che poi è giapponese, canta in inglese e canta benissimo, che poi in ha fatto un botto, un botto di videogiochi e serie A lui, ma non ha mai sfondato con un pezzo fuori... Cioè, paradossalmente, Lotus Juice è quasi più noto per la colonna sonora di Persona 3 che non per tutto il resto che ha fatto. Sì, 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 Lotus Juice è Persona sì, 3. Sì, è Persona 3, è, è noto per quello. È, è, quando in realtà è, è un bravissimo artista. Comunque, poveraccio, meritava, secondo me, più riconoscimento al di fuori di quello che ha fatto la colonna sonora di Persona 3. Che comunque non è roba da poco, è eh, da dire, però... Non lo so, uh, <ride> la biblioteca di Orphan mi chiede perché ha voglia di imparare ad analizzare le colonne sonore, che tipo di studio deve fare. Allora, io analizzo le colonne sonore e non, um, non leggo da nessuna parte. Cioè, fondamentalmente, io ho fatto una live su, uh, su Remake, su Final Fantasy VII Remake, perché mm -hmm. ho preso l'ultimania e nell'ultimania ci sono le dichiarazioni dei musicisti, quindi io sono partito da quelle. Ma per quanto riguarda l'analisi armonica e tutto il resto. Ho fatto un esame in conservatorio, perché c'è una eh, esatto. due esami, due esami analisi 1 e analisi 2. tu insegnavi musica, quindi insomma, sì. che... Vabbè, eh, no, lui consiglia qualche riferimento. Io i miei riferimenti li ho presi dalla mia formazione, ah, perché certo. analisi 1 e analisi 2 ti insegnano esattamente che cosa significa analizzare i movimenti della musica interni e quindi io mi baso su quelli. Poi io mi faccio, faccio la mia divulgazione. Se tu ti vai ad ascoltare tipo Alex Mukala che è un pochino più commerciale, tra sì, virgolette, sì, sì, è sì, più, sì. più nazional popolare, o anche 8-bit Music Theory, trovi delle analisi simili a quelle che faccio io. Ehm, però, ripeto, io non prendo da loro, io mi faccio il mio perché ho anche gli spartiti per dire per Nier Automata o per uh, tutta la saga Final Fantasy, ho proprio gli spartiti e lavoro su quelli. Le basi non le puoi imparare su un testo perché noi alla fine in conservatorio studiamo 15 anni, quindi io dico sempre quindi, che quando si, grazie, finché si laurea un musicista grazie. nascono tre medici, anche se ovviamente i medici adesso diranno eh ma non si finisce alla laurea, sì raga è una semplificazione estrema, sì, 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 quindi sì. ci sono tanti anni dietro. Eh, io vorrei farlo, io ho sempre questo sogno di poter fare una, uno spezzone all'interno delle mie live in cui analizzo le musiche, vedremo se ci riuscirò. Adesso la community del mio stream è cambiata, quando faccio queste live siete sempre ovviamente invitati, quindi se avete domande di questo tipo vi uh, rispondo un po' più nel dettaglio. Certo. Ecco. Mm -hmm. Eh, niente, vabbè. Io direi, no. non, non penso ci sia altro da aggiungere. No, direi che l'analisi alla fine l'abbiamo fatta. Io sono tra l'altro. Che poi, come vi dicevamo, è consigliatissimo, ragazzi, cioè giocatelo perché se, vi, se volete giocarvi un bel JRPG con una grande. Soprattutto se non avete fatto il persona originale, ah, esatto. Se non avete giocato persona Scoprite 3, è da giocare assolutamente, cioè narrativamente una bomba nucleare. Ha davvero dei momenti, come vi dicevo, secondo me ancora incredibilmente forti ad oggi. Eh, persona 3 ha il problema che parte più lento degli altri persona parte veramente molto lento, anche se ha delle scene molto fighe anche all'inizio. Poi ha una parte di mezzo un po' più lentina e decolla davvero a bomba nel terzo finale, lì decolla proprio a fiamma. Però nel complesso è, è, è davvero fantastico, quindi insomma. Ma sai cosa ho apprezzato io? Allora, sai, a me piace, lo dico chiaramente, Persona 3 è quello che mi piace più di tutti, anche più del uh -huh. 5, a livello di narrative e a livello soprattutto di atmosfera. Sai perché? Perché era ancora il momento in cui non si era capito chi era lo spin-off sì, e chi era sì, la sì. serie principale, con Shin Megami. Quindi, in realtà Persona era ancora un po' una costola di Shimegami. E a me piace un sacco, perché io amo l'atmosfera degli Shimegami. Questa sono contaminazione, c'è ancora... sì, cioè, sì, tutta sì. quella camminata all'inizio, in mezzo alle bare, tutte sì, queste cose sì, un po' sì, dark: sì. non te le danno. Non gli te altri le danno più esattamente. Questo, questo gusto, un po' horror a me piace tantissimo. Ma, infatti, in infatti 3. anche a me piace molto Persona 3 eh, e sono d'accordo con te: Persona 3 ha ancora delle informazioni. Molto da Megaten, non nel gameplay, ma a livello di atmosfera e temi, ed è anche molto più crudo su certe cose a livello di narrativa, molto più duro. Uh, è molto meno shonenizzato, poi ha comunque degli elementi molto shonen, ma è molto meno shonenizzato rispetto al 4 e al 5, che si sono un po' piegati verso la moda, detta terra terra e, le, e, le, e i desideri della, della fan base. Uh, Mr. Kras dice: Ma comunque, volersi scopare le milf è un obiettivo condivisibile. Eh, Guarda, vabbè, Mr. Kras, eh. da, da una parte ti capisco, dall'altra e anche il modo che cioè proprio eh, ma, no, ma non c'era di peggio in sì, realtà, Ligi, non sì, so se sì, ti sì, ricordi sì. la protagonista femminile link con il, con il bambino, con Madonna Kenna. mia, è vero, Madonna. <ride> il picco più tanto che i modder la, hanno moddato la versione l'ultima che è uscita. No, di tutta volta C'era delle c'erano delle robe che sono giustamente sparite, peggio, sì, 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 <ride> sì, 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 Però veramente alcuni social link oggi non sono invecchiati benissimo, altri sono tranquilloni, altri sono. Molto belli invece. Ma sì, social link alti e bassi. La trama di fondo, però, secondo veramente me molto è bellissima. Sì, sì. È bellissima. Sì, 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 sì. Però, ragazzi, vi deve piacere il genere. Sì. cioè, se vi aspettate di andare per il gameplay, lasciate perdere. È un gioco in cui bisogna approfondire. È il gioco secondo me con la scrittura migliore o comunque la scrittura più realistica sì, dei personaggi persona. e dei rapporti tra i vari personaggi. cioè me... Sono reali. Capito, certi personaggi. Sai cosa a me piaceva. Quello che il mio preferito è il 2 che peraltro in Occidente è arrivato sì. malissimo, l'ho dovuto giocare, mm -hmm. tipo grazie Palmer per l'iscrizione, l'ho dovuto giocare tipo moddato, perché tipo non era arrivato, c'era la Rom tradotta, insomma casino, mm -hmm. Rom. Sì, eh, sì. diviso in due parti, Ignosensine sì, e l'altra. E il 2 a me piaceva perché è, calco è ancora estremamente correlato ai Megaten, ma è correlato anche nel proprio nel, um, nell'universo. Nella narrativa, cioè è direttamente collegato a Filemon, è direttamente collegato sì, a delle cose. Il discorso della farfalla, e, a me, sì. e a me piacendo molto l'universo di Megaten il fatto che questo fosse ancora, cioè Persona 2 fosse già lo stacco narrativo perché era già diverso, ma avesse ancora questo estremo collegamento ai megamite 6 avesse ancora quel tipo di oscurità me lo faceva apprezzare di più poi persona 3 secondo me è stato il primo che ha avuto veramente l'anima eh, dei persona eh, tra l'altro residente ne parlavamo prima sui commenti ti danno del criticone hanno ragione <ride> nel senso e chi se ne fotte l'ho già detto eh, la mia recensione è positiva e il gioco è consigliato ma eh, io Do molta importanza alla struttura e al design di un gioco e anche a quanto regge il suo gameplay negli anni. Quindi, se ci sono delle cose che secondo me non reggono, eh, lo penalizzo. Ma penalizzato e gli do un 8 non vuol dire lo penalizzo e gli do un'insufficienza vuol dire ha dei problemi ha delle mancanze non sono state risolte ma resta un giocone e merita di essere giocato e nella review lo scrivo ha una narrativa della madonna una direction della madonna è comunque migliorato a livello di gameplay merita di essere giocato poi io faccio critica di lavoro <ride> se mi danno del criticone nei commenti hanno ragione è il mio lavoro poi che io sia più duro degli altri è una cosa di cui dovreste essere ben noti però anche sti cazzi, cioè. E diciamo che se valuti Persona 3 per quanto riguarda il gameplay, in questo. Esatto, gli dai 6. Me, anche esatto. meno di 8. Gli dai 6, però se lo valuti però come poi pacchetto alla fine, bene. cioè io Persona lo valuto anche e soprattutto per il discorso di scrittura. E come world building, secondo me, fa un lavoro anche superiore sì. a quello sì, del sì. 3 originale. Quindi poi ripeto, poteva essere 8, io ho messo 8 e mezzo perché sì, ho dato sì, più. Sì. Uh, ho dato più enfasi al lato narrativo artistico eccetera eccetera che rimane immacolato per quanto sì, mi sì, riguarda sì, sì. ma sono scelte interne sinceramente sono scelte che infatti... afferiscono alla sensibilità della persona che recensisce uh, se al... dai più importanza al gameplay è da, è da 8, se dai più importanza al discorso scrittura personaggi barra trama è da 8, è da 8, e, 8, e, 8 mezzo, e mezzo secondo sono me. d'accordo ma uh, altra cosa uh, i personaggi sono simili a Scarlet Nexus no, The Twins. Scarlet Nexus e Social Link avevano delle similarità a quelli dei persona, ma erano molto più limitati e molto più semplici da gestire. qua è, tut qua è proprio tutta una struttura costruita attorno a come li, 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 fa li cadenzi e li fa andare avanti. Ma andiamo a parlare d'altro perché abbiamo tipo esatto, eh, parlato esatto, per abbiamo monopolizzato la live. Sì. No, eh, qualcuno prima diceva Cosa ne pensi di eh, Suicide Squad? Perché adesso c'è questa cosa molto preoccupante che è stato molto criticato a, a livello di preview. Eh, ci sono aspettative molto basse. Pare che, tra l'altro, abbia dei seri bug per chi lo sta giocando. Perché sai che c'è quella roba che se paghi 100 euro per dire la sua predizione lo puoi giocare in anticipo. Ho sentito che non hanno mandato i codici. Non hanno mandato Recessione. i codici. Per eh, arrivano... Ma io ho sentito questa cosa: correggimi se sbaglio, perché sì. magari Twitter non è la, la fonte di informazioni più attendibile. Sì, sì. Ho sentito che praticamente non hanno dato i codici stampa. Però si pote poteva giocare chi aveva il pre-order. Sì, chi aveva il pre-order poteva, poteva giocarci. Quindi di fatto hanno giocato degli utenti e non i recensori, ma non solo. A quanto ho capito c'era un bug che ti faceva finire il gioco sì, istantaneamente. Sì, 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 sì. E quindi neanche quelli che hanno pagato di più se lo sono potuto godere, perché no, hanno buttato yeah, giù i server sì. ma il gioco è solo online. Esattamente. quindi se lo sono presi tutti nel culo. Esattamente, delirio, francese, delirio totale. Però... Quindi è uscito buggato e non l'hanno dato ai redattori perché hanno avuto probabilmente una ricezione molto... Fredda durante le preview è eh, un le po' di coda di paglia. C'è, diciamo. eh, sì, le aspettative sono molto basse. Io sono, sono molto preoccupato per i 6 Square perché mh, non so se lo sai, ma le prime impressioni di quel gioco per me sono negativissime. Cioè, mi è dato io sono preoccupato per tutto quello che è sotto Warner. Al sì, 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 sì. Ah, beh, perché sì, se vedi che Mortal Kombat è un disastro. Sì, totale. Sì, sono d'accordo a livello di gestione della loro parte gaming Io credo che questa roba qua, forse sarai d'accordo con me. Credo sia un rimasuglio di quando volevano svendere tutto quanto. Sì, C'è sì, stato, sì, sì. stato un periodo, ragazzi, in cui loro volevano svendere tutta la, tutta la sezione gaming, volevano vendere Netherreal, volevano vendere varie, vari campi. Probabilmente lì, a livello di management, è saltata un po' di gente o comunque è saltata, eh, è saltata della gente significativa e hanno probabilmente tolto delle persone che gestivano o il controllo qualità o il supporto di tutta quella Ma tra l'altro per dirti lì. è emblematico il fatto che alcuni sviluppatori di Mortal Kombat, siccome sta prendendo il gioco sta prendendo una shitstorm incredibile. Eh sì, soprattutto adesso che è Tekken, peraltro Cristo di Gli Dio, sviluppatori cioè. hanno detto noi vorremmo aiutarvi, parlare con voi, eccetera eccetera, ma non possiamo parlare di quello che succede dietro le quinte. Ovviamente riferendosi a Warner, sì, perché Netherland sì, sì, alla sì, fine sì. bene o male ha sempre lavorato bene. Però quando gli sviluppatori arrivano su Twitter e dicono "Non possiamo parlare, ma Fidatevi che le cose non vanno le bene. Sappiamo, oh, grazie, Renato per l'iscrizione. Vi fa capire, diciamo. No, sì, infatti, la situazione è tremenda. Io ho del grosso timore, perché come dici te, quando sui social dicono ma non dicono, vuol dire che c'è un casino della Madonna lì dietro. E, eh, ragazzi, qualcuno dice dici che chiuderanno Rocksteady. Beh, se il gioco esce ed è un flop, ragazzi, avete presente quanti anni è stato in sviluppo? Sui 6 mm -hmm. Code, quanti, quanto è costato anche a livello di licenze, che, che licenze ha dietro? La, il, il mio terrore è che non solo Rocksteady la chiudono, ma che Warner, se iniziano ad andare male i videogiochi, e come detto, Mortal Kombat ha venduto bene, ma il supporto lo sta facendo crollare, e molti dei loro titoli sembrano molto a rischio, sia come concept che come supporto. Eh, se iniziano ad andare male, io temo che Warner inizierà a fare un'ecatombe, come è successo negli ultimi due anni negli altri team e iniziano a partire mille, duemila persone dai, 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 dai team di sviluppo iniziano a vendere i team di sviluppo hanno Hogwarts Legacy che ha venduto l'ira di Dio Steve ma è l'unico gioco che gli è esploso e voglio precisare sta roba non è esattamente un gioco del Gesù eh? cioè Hogwarts Legacy è un passabile open world con sì, molto sì, housing con e molta personalizzazione parlo. ha venduto l'ira di Dio per la sua IP Uh, quindi quello gli è andato a meraviglia e tra l'altro probabilmente è, quella, è, quel, è il gioco che se avevano in mente di vendere la sezione gaming gli ha fatto cambiare idea perché ci hanno fatto i miliardi con quel cazzo di gioco. Vabbè, è il gioco che tutti i fan di Harry Potter sognavano. Esattamente. Se sì, si immaginavano un vero. gioco di Harry Potter, se ne immaginavano. E volevano quella roba lì. Cioè, 24, più di 24 milioni di copie, Elion. Forse sono arrivati addirittura a 25. Quindi proprio una roba. Forse è il gioco più venduto dell'anno scorso. Non so se. No, il gioco più venduto dell'anno scorso. Uno dei più venduti sicuramente, eh, ma sicuramente uno dei più venduti, però allucinante, no regà adesso Embracer non vende più nessuno, però come vi dicevo, eh, già che ormai stiamo calcolando che questa onda nera di licenziamenti e tagli e consolidamento, se così si può chiamare perché a me fa ridere chiamarlo consolidamento, uh -huh. sta provocando un disastro in tutti i team di sviluppo, io credo che anche Warner eh, arriverà con l'accetta a un certo punto eh. Arriverà con Beh, giovane. per forza, per forza. Ma già, ma già per dire il discorso Mortal Kombat doveva essere injustice, sì. poi è cambiato qualcosa a un certo punto, ma io allora io avevo questa teoria che Mortal Kombat doveva essere Injustice justice oh, ma con Warner è successo un caso, che, che ha fatto cambiare le carte in tavola. A un ah, certo punto, si essere. sono dovuti trovare a riciclare injustice e a farne Mortal Kombat 12. Quindi però Io la vedo che, così. Anche perché finia. parlavano a un certo punto di super mosse, cioè c'erano proprio dei, sì. dei refusi all'interno del, delle move list di Mortal Kombat che facevano proprio pensare in Justice Strength. Salvo che non fosse quel famoso Mortal Kombat vs DC che volevano fare, o oh, anche sì. Ci Pot sono esatto. delle nomenclature mm -hmm. che fanno pensare al mondo super critico, diciamo. E quindi è un disastro da ogni punto sì, di vista. Però... Cioè, Warner da quando è entrata in questo modo ma, sta ma è un morbo che sta facendo a beh, ma stessa cosa sui Sai Squad che prima era chiaramente beh, un gas appunto. cambiato a metà, disastroso a livello strutturale. Hai e avevo ora... detto: fai Fortnite con i personaggi della DC Comics. Sì, no, è, è peggio. È, è, è Crackdown con i supereroi. È Crackdown 3 con i supereroi. È una roba senza la distruttibilità. È una mm. roba terrificante. Da vedere in movimento. Tra l'altro, non so se sei d'accordo, ma come dicevi tu, dai molta importanza all'Art Direction. Le interfacce mia. di quel cazzo di gioco sono. Inguardabili, cioè sono terrificanti. Terrificanti. Mamma mia, ma la confusione più totale. Poi riempiono lo schermo, cioè fanno sembrare pulite le interfacce di Ubisoft. Cristo santo. Eh, sì. è, allucinante. No, vabbè, è un disastro vabbè, è un disastro annunciato, anche per questo non hanno voluto rilasciare i codici review perché tanto sanno che verranno stroncati e vogliono almeno lasciare il dubbio, perché, eh, se sì. veramente va in recensione, sto gioco lo segano tutti e fa una finaccia. Quindi eh. vabbè, è, un, è una roba vista e rivista nel mondo della stampa. Alla fine di solito quando non ti mandano i codici review, review è perché loro stessi non sono convinti. Assolutamente, eh, Assolutamente. Sì, è così purtroppo Ma, tra l'altro. Fenix scrive, um, Non credi sia un autogol anacronistico non mandare i codici review nel 2024 dove in rete ne, par ne parleranno quasi subito gli utenti. Assolutamente sì. Fenix, perché se fai una roba del genere a livello di comunicazione nell'internet odierno, la merda si diffonde a macchia d'olio. Quindi, nel eh, momento appunto. in cui il gioco è male, tranquilli che ottengono l'effetto contrario. Cioè la gente sì, sì, hanno sputato in cielo, gli ritorna in faccia. Sì, sì, si ritorna dritto, dritto in faccia. Oddio, Johnny Drago, Deception e Armageddon, magari lasciamoli lì. Però no, diciamo ecco, che, appunto. Eh, però, però diciamo che, diciamo che l'ultimo Mortal Kombat aveva anche un bel potenziale perché era interessante. Comunque, un Mortal Kombat con un sistema completamente diverso. E inizialmente sembrava anche molto divertente, però l'hanno proprio gestito nel peggiore dei modi. E tra l'altro, io im immagino che per uno sviluppatore sia terribile lavorare per anni a una propria creatura in cui letteralmente metti anima e corpo e vedersi. Magari devastata o gestita malissimo per via spesso di influenze esterne, perché lì è anche possibile che loro volessero in qualche modo supportarlo per la community competitiva o portarlo avanti e dagli dal piano alto gli hanno detto: No, non vogliamo fare investimenti in questa cosa. Non ve ne dovete fottere il cazzo. Noi vogliamo vendere i DLC, che è la cosa più. Ovvia, che mi viene in mente, cioè quella roba del non curatevi di sta merda, non ce ne frega un cazzo, non è quello che porta i soldi. Preoccupatevi di sfornare i DLC con i personaggi che la gente compra. Mica per sì, 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 sono d'accordo da questo punto di vista perché chiaramente era lasciato Mortal Kombat. Eh, io adesso aprirei veramente il vaso di Pandora, parlerei per due ore di Mortal Kombat. No, però. Lo so che mi sono inimicato sì, sì, parte sì. della fan base, però raga, io sono così, duro e puro. Eh, ma cioè, è problematico. Te, cioè, non devo dire le cose, le dico. Non si può negare. Eh, mi dispiace se siete fan di Mortal Kombat. E voi anche, lì, anche lì, però, schiacci, cioè. Eh... Alla fine, anche a fanculo le fanbase, perché non si può, sì, sì, cioè, non è possibile capire. che ogni volta che uno ha delle critiche, peraltro, motivate e argomentate, che non sono critiche del tipo: Ah, il gioco è una merda, deve morire, tutti devono morire. No, sono critiche argomentate. Il gioco ha dei problemi, non è stato supportato sufficientemente. Ci sono delle problematiche che sono evidenti e andrebbero risolte. Anche buona parte, grazie a Otel Marco per l'iscrizione. Buona parte del pubblico eh, ritiene che questi problemi siano marcati, e eh, Cazzo, ma dirlo non è che se a te piace il gioco lo sminuisce ai, tu ai tuoi occhi? Se a te piace il gioco ma va benissimo, cazzi tuoi, ma un critico deve fare critica, deve fare analisi. Non è che se a te un gioco piace, automaticamente l'analisi deve essere appiattita e cancellata. Perché... Ma secondo me sono proprio i fan che devono volere sì, più qualità. sono i più fanboy che devono essere più incazzati. Cioè, esattamente me. dovreste essere voi quelli incazzati perché avete avuto una delusione, non io. Il io... vostro gioco ha dei problemi che fate mettete la polvere sotto il tappeto. Ma cioè, seriamente, io su Street Fighter sono stato la persona più critica dell'universo. Sì, quando c'era il 5 che era merda totale. Ma Quindi i fanboy dovrebbero essere i più incazzati di tutti, cioè come cosa. se a me cazzo come se a me tipo uscisse un altro gioco di Larian e fosse un GDR di merda, mi girerebbe il cazzo dei livelli allucinanti che poi è un po' quello che è successo con BioWare negli ultimi anni, cioè comunque vedere la vecchia BioWare diventare l'attuale è, è, è qualcosa che ti, ti, ti spezza Vabbè, come Diablo 4 è la Blizzard attuale rispetto alla vecchia Diablo Blizzard. 4 tra l'altro proprio a bomba possiamo proprio passare a volo d'angelo ho visto mia. io allora io l'ho recensito Diablo 4 all'epoca per Evriai abbiamo delle, delle idee diverse io e Aligi, riguardo Diablo magari in futuro se ne potrà discutere in maniera civile vedremo se ci saranno dei seguiti a queste live però devo dire che allora c'è stata una season intermedia che non è stata male. A quanto ho capito questa season adesso, qua sì. è, è andata malissimo. Sta prendendo palate di merda. Sì, sì. E io sono d'accordo perché, come cazzo, ti viene in mente di mettere i trappoloni. Che rallentano il gioco. Cioè, È tutto un lab di Path of Exile. Quando Path of Exile, il lab è la cosa più brutta e più noiosa. Sì. Su Diablo 4 ci hanno fatto una season intera su sta roba. <ride> sì, Devi, ma perché... invece, devono aumentare la frenesia. Ma la co ma cosa è meravigliosa qua... è, che questa è che vedi proprio che sono sviluppatori che cercano di imitare le cose che funzionano e non capiscono perché funzionano. Ed è una cosa che mi disturba in modo terribile sono out of touch dicono sì, gli inglesi sì, out of touch completamente come tunnel, dice la canzone tunnel, tunnel vision totale non si rendono conto di cosa funziona nel, nel genere nella concorrenza e non sono in grado di riprodurlo però da gente che bilancia come bilanciano loro mi aspetto questo è molto peggio sinceramente tra l'altro sopra dicevano passando a Tekken che secondo me è sì, un argomento sì, importante sì. Tekken ragazzi è divertentissimo lasciate perdere che oggi sono super, sal sono su super salato salatissimo ho, ho sentito sì, sono un coglione sono veramente un coglione cioè potevo batterlo Mancosu invece per qualche motivo ho detto no usiamo un personaggio onesto non usiamo Victor contro cui ha difficoltà e mi ha dato 5 palate no, ma ragazzi scusa se ti interrompo Luigi, dovevate sentire la voce con cui mi ha detto ho perso da Mancoso ho perso cioè, da, da Manco. un figlio che diceva ti ho deluso sono e salatissimo infatti, ah, infatti lo diseredato. tra l'altro tra l'altro ti, eh. eh. ti ha sfidato eh ti ha sfidato quindi sappi che mi vendicherai in un mondo poi si, si gonfia anche si adesso, gonfia anche se si lo, fa anche il grosso quindi fa anche, lo fai, gli fai fare il grosso anche quindi, Va bene lo sei anche gonfiato e appunto la cosa che mi fa girare il cazzo è che poi abbiamo fatto l'ultima partita, gli ho dato un 3-0, ma ormai le avevo perse, e quindi non conta quella merda lì perché conta soltanto le partite che ha vinto lui. E adesso sono in questo ciclo di morte e distruzione interna, in cui per i prossimi 5 mesi, io finché non batto Arslan Ash, non smetto di giocare a Tech, non me ne frega un cazzo, ragazzi, vado in Pakistan a farmi fare il coaching <ride> da lui Allegri direttamente. Vado a fare 36 ore di fila di partite con Arslan. Glielo chiedo in ginocchio finché non torno a casa e non batto mancoso usando l'uccello. Sì, mi ha battuto psicologicamente, ragazzi. È la verità perché non è un giocatore particolarmente forte o particolarmente più forte di me, ma mi sono fatto piegare psicologicamente dalla tensione. Ho giocato a cazzo e ho commesso il grave errore di usargli contro Brian, che poi non so perché l'ho fatto. Cioè, invece di dire ok lui sta usando azucena che è un cancro dovrei usare anche io un cancro che così è nella stessa difficoltà e quindi prendere victor è no. peccato di arroganza ho oh, peccato parlo. di arroganza ho detto lo posso battere con un personaggio eh, difficile come brian lo posso fottere eh, lo posso battere col pad che non è il mio controller lo ho sottovalutato e ho preso calci in culo e me lo sono meritato me lo sono meritato ha ah, effettivamente vinto psicologicamente hai voluto, non... fare voluto, fare, voluto fare il fine ho voluto fare il fine quindi devi spalare 5. anche tu la morale, la morale è non siate mai brave persone <ride> la morale è non siate mai onesti No, ah. picchiaduro, la, il, picchiaduro è guerra. il picchiaduro è guerra. Se c'è da abusare di una roba, che sia Nier su Granblue o, o altre cose spalanti, ne abusi. E Mamma basta. mia. Io comunque devo trovare qualcuno nella mia chat che usa Azucena e allenarmi con lui tipo, finché non la so a memoria. Ma tra l'altro, io ho visto: c'è cioè, un Tampa Never Sleeps, che è un torneo che fa. No, il sì, TDU, sì, sì. Perdonami, Il ah, okay. di Tekken, che è forse il primo torneo in assoluto sì. che hanno organizzato online di Tekken. Cazzo, in top 8 ci sono 5 Azucena. Sì, cioè, sì, sì, ho visto, sì, sì. ha vinto Yoshimitsu, sì, sì. che è un altro personaggio della Madonna. Secondo, secondo me. King, poi, ma poi 5 Azucena. No, no, mi sa che dal secondo, secondo in poi tutti Azucena. Sì, allucinante, ma, eh, ma ne parlavamo prima. Praticamente, ragazzi, non so se state seguendo le partite dei pro, io le sto guardando un pochettino. E al momento, eh, i top tier, quelli che sembrano considerati personaggi veramente rotti a merda, sono dei personaggi che corrispondono tutti a un archetipo molto simile. Eh, Com'è che la chiamavi prima quella mossa lì? Schiacci? Le mosse da full screen? Sì, le mosse da full screen sui super... torroni. I torroni. torroni. Ecco, i personaggi che hanno i torroni li ha definiti schiacci. Praticamente questi personaggi. Il cui game plan è letteralmente tirarti in faccia un medio. Uh, che anche che in parata ti fa chip damage perché sono degli tipo item i treni gager. che arrivano sì capito? tipo un treno ne, ti rendete ne rendete conto quello. cioè giocate a Tekken ve ne rendete subito conto di e cosa sono i torroni sei, sei super in svantaggio sei a meno 6 devi prenderti il loro mix up perché sei a meno 6 ti fa danno in parata quindi comunque anche stare in parata è pericoloso perché comunque loro ti fanno danno temporaneo temporaneo il cazzo cioè ti fanno danno grigio però ti fanno danno e poi da lì part partono col mix up praticamente io sto vedendo i pro spammare Um, con, prevalentemente con Dragunov. Devil Gin e Azucena, le, questi torroni, cioè, quindi queste manovre assassine super plus, e tra l'altro quello più forte di tutti al momento sembra essere Dragunov perché ha questo Hatchet kick, che è un hit engager medio che parte istantaneo. Eh, ti toglie in parata, ti lascia a meno 5 ed è mostruosamente spammabile. E Dragunov poi l'hanno potenziato tantissimo. Ha dei mix up allucinanti, ha un wall carry allucinante, e per qualche motivo hanno pensato che fosse una brillante idea mettergli questa. Questa sorta di ginocchiata che a muro ti fa la presa, ti resetta e ti fa fare tipo boh il doppio del danno. Eh, Dragon Love è veramente rottissimo in questo momento. Io sto vedendo come si sta evolvendo il gioco, e non mi sembra un gioco molto fine. Al no, momento. è molto cattivo. In che non è non è intrinsecamente una cosa. No, 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 no. Ci sono è, giochi fini e giochi e, fini. e giochi meno fini che si basano più su altre cose. Tecnotto è il gioco dei torroni. Sì, e quindi chi sì, è il sì. torrone migliore? è tutti. infatti, se ci fate caso, chi sono i personaggi più forti? forti, Draguno che è il torrone Azucena che è il torrone Devil Jean che, che fa un danno della Madonna e ha il torrone, ma se hai visto, non so se hai visto Lit, Lit Smash, lo Psycho sì, crusher di, sì, di... Sì. Devil <ride> Crusher ecco, se vi chiedete che cos'è un torrone. It smashed the gym. Che poi anche quello, quello, anche quello di Dragunov che comunque è la tripla con la spallata che ti manda a muro, è un altro torrone allucinante. cioè, proprio eh sì, l'hanno sì, costruito sì, su quella roba lì. Eh. Ma infatti è sui torroni che è costruito sì, Tekken sì. 8. Alla fine e infatti, è quando, giochi, quando giochi con un personaggio che ha comunque uno stile più simile a quello del vecchio Tekken, e quindi magari è un personaggio a counter, tipo Brian più psicologico e posizionale, o anche, non lo so, un Mishima classico tipo Kazuya fai molta più fatica paradossalmente anche no, Reina no, io i mi Mishima li vedo male i Mishima ma anche Reina che <ride> sembra avere 12 male. miliardi di tool uh, allora U... di Reina c'era Uslan che è un top Ulsan, coreano sì, fortissimo sì. Ulsan perdonami chi ha detto non mi piace è troppo scarsa cambio e prendo Azucena e infatti <ride> ha preso Azucena subito <ride> vabbè, cazzo, ma perché lo vedi cazzo ho visto una partita di Kni che ha preso che stava giocando Brian all'inizio e stava ovviamente rando culi perché vabbè è un mostro vabbè, a un certo mi... punto ha mollato Brian ha iniziato a prendere, eh, ha iniziato a prendere eh, Dragunov o oh, ragazzi parevo io quando volevo fare le partite da cioè, spammava solo Lachet spamma, avrà spammato 20 volte l'accet in un match e non è che è tipo cioè, sono tipo io che gioco online è Ni nee, il, forse il secondo più forte giocatore di Tekken di sempre dopo Arslan Ash Cristo, vedere comunque i giocatori di quel livello che spammano sta roba non c'è molto da dire, c'è semplicemente da dire che funziona. Cioè lo fanno perché funziona. Ma quello è il bello di guardare i pro perché eh loro sì. fanno qualunque cosa funzioni, indipendentemente dal, dall'etica. Sì, diciamo, non gliene frega un discorso. cazzo, perché poi alla fine è la cosa giusta. Cioè, alla fine devi vincere nel competitivo e quindi devi calcolare le manovre più, più rotte. Io Ma credo... è un bellissimo modo per bilanciare i giochi, è vero, anche, è vero. Tu vedi come giocano i pro se c'è qualcosa di rotto, sai li che la sfruttano, e poi li vai a ritoccare. Guarda, io credo che loro comunque lo terranno controllato e nel giro di un paio di mesi ridimensioneranno. La mia paura, sì. dopo aver... dopo aver Fai due mesi, no, ma tre, tre, quattro mesi, una prima balance patch pesante, secondo me ci sarà. Eh, perché non faranno come Street Fighter dopo un anno. Questi secondo me stanno attenti alla community, comunque lo, 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 lo variano. Al già al primo DLC, secondo me lo ritoccano. Però di base la mia paura è, conoscendo il Tekken Team che ha la tendenza un po' a overnerfare e overbuffare, non so se ti sì. ricordi sì, sì, l'Iroi sì. prima, l'Iroi dopo, Fakum Ram prima, prima Fakum Ram prima dopo. Certo. Cioè, Madonna, Fakum Ram poverino gli hanno tagliato È diventato gambe, la merda e quando, era quando è uscito era letteralmente il top tier del dio, l'hanno reso ingiocabile. In e loro hanno questa tendenza quando un personaggio è un po' troppo preponderante, gli tagliano, gli spaccano le rotule. E quello a me disturba. È un problema. Perché va bene, diciamo. E però come fai a limitare dei personaggi che basano tutto il loro game plan su quella roba qua? Cioè, come gliela togli? Non gliela puoi togliere. Eh. Come gliela ridimensioni? O gli abbassi? È i problematico, danni. poi stavamo parlando anche del fatto che certi stage vogliono bannarli sì, adesso. Sì, sì. Tutti gli stage che ti fanno rimbalzare. Alla Dead or Live. Sì. Sì, sì. un personaggio come David Jean danno origine a combo mm -hmm. che gli tolgono tutta la vita senza dire niente, sì. l'80% e il 90% rischia, sì. della vita, ah, quindi sì, adesso sì, li vogliono sì. bannare, vabbè ma io lo sapevo che sarebbe stato un prodotto problematico eh, ma non sì. perché io non creda in Bandai Namco ma semplicemente perché ragazzi le versioni vanilla sono, sono, sempre, sempre, così. sono sempre così dovete dare il tempo sì, perché gli sviluppatori sono esseri umani ma infatti quindi, Street Fighter 6 è un miracolo loro. per certi versi cioè, Street Fighter, Street è un Fighter un 6 è un miracolo però si stanno, peccano di hubris. sì. peccano sì, di Ubris perché non puoi pacciare? Nell'epoca di internet, in cui una settimana dopo sì, su Twitter sì. ci sono tutte le tech di un personaggio, un picchio duro dopo un anno si sì, dice ma... essere arrogante ne, ne avevamo già parlato, non mi ricordo durante quale evento di questa cosa, o, o forse via, via via cellulare schiacci, non mi ricordo, ma mm. l'avevamo proprio detto. Cioè, ma Street mi Fighter sa 6... proprio per la prova di tech. Note si sa che era proprio una cosa lì. del genere. E, e praticamente l'abbiamo proprio detto. Cioè, Street Fighter 6 è un gioco che è uscito miracolosamente miracolosamente Bilanciato per un vanilla e eccezionalmente è eccezionale a livello qualitativo. Ma sono stati arroganti eh, invece di dire: Ok, lo facciamo giocare sei mesi e poi vediamo come si sviluppa. Hanno detto: No, per un anno è bilanciato così e ve lo beccate. Cioè, per un anno è perfetto, per un anno è perfetto sì. E invece il cazzo perché, comunque, eh no. perché comunque poi soprattutto la, il, la doppia, eh, hanno peccato doppiamente di arroganza perché poi quando metti un premio da un milione di dollari. Ma cosa ti aspetti? Che i pro... Li devi stare dietro. Esatto, cioè... cioè ti aspetti che i pro usino i personaggi più deboli perché gli piacciono? No, vogliono fare i soldi, questi, non gliene frega un cazzo. Quindi prendono solo i personaggi più forti. Quindi Luke è marginalmente più forte di Ken. Eh, e JP è più forte di Luke. E c'hai quei 4 o 5 che sono più forti di tutto. O oh, prendono solo quelli a me dispiace perché il risultato al di là del discorso del bilanciamento che a me non essendo proprio un competitivo ormai frega relativamente sì, da sì, origine sì. è un gioco noioso sì, il è problema vero. allora Street Fighter è un capolavoro di gioco però avrà probabilmente la Capcom Cap più noiosa di sempre eh, sì. perché sono soltanto Luke, Ken e JP sono basta. Luke, Kane e JP e DJ salvo che non, non succeda il miracolo e non ti trovi tipo Gachikun che si fa la top 4 o tipo veramente vede no, la anche se è anche se dovesse succedere il 90% dei match che sì. vedi Sarà, sarà so, Luke, Luke contro Ken, cioè che palle, sì, capito? Sì, sì. Io stesso mi, mi rompo le balle e sono un appassionato di pittura, sì, duro. che poi sono sempre quindi partite di altissimo livello, spettatori. però danno, danno fastidio effettivamente. La mia speranza, come ti dicevo, è che almeno ci sia una top 8 dove per qualche miracolo quelli che usano gli outsider, quindi c'hai un Gachi Kun c'hai magari un Ending Walker che arriva in top 8, oppure anche il nostro Garnetto che arriva eh, con, con Darcy, che è l'unico target. Eh. Se non erro, no? Eh, no, ce ne sono. Mi sa, mi sa che c'è Crimson anche, non sono sicuro. Dici con Dalci? Eh. Madonna, io mi sa, sono quasi sicuro che ci sono due Dalci, però non mi ricordo qual è l'altro. Garnet sicuro Garnet sicuro sì sì, sì 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 che poi è l'unico italiano che ha classificato per la Capcom l'unico italiano sì gli altri ci sono andati vicino eh, hanno il nostro perso libro ci contro... è andato sì. porca miseria perso mm. Taccamur, ha perso in finale con Takamura finale ci sarebbe andato peccato che peccato. peraltro era un altro Ken okay, cazzo <ride> infatti appunto <io ride> sì, vuoi sì. mettere almeno una Marisa in più anche come spettacolo Filippi, Filippino Champ è bannato dagli eventi Capcom no mi sa non... che è Mr. Crimson ragazzi io penso che sia Crimson il giocatore sì è probabile che sia Crimson ragazzi ci sono vari e Chun Li. Uh, ci sono perché sì, i giocatori giapponesi c'è un lì fortissima c'è un, una chulle che è, è un po' di DJ, sì. qualche pochi JP per considerato quanto è sgravo. Giustamente, ma perché evidentemente, per quanto sia sgravo, evidentemente soffre il look o soffre la pressione. Non lo so, ma sì eh, è un po' polarizzato. Un po' di sì, matchup sì. brutti, tipo proprio Rashid, tipo Giuri. Sì, sì, sì. ha dei matchup un po' bruttini. E, niente, poi vabbè, vedremo. C'è Snake, Snake, Snake Eyes con Zangif, che è il mio idolo assoluto, sì però ha senso quello, sai perché? Lui tanto si è qualificato perché è stato uno dei primi a qualificarsi sì, e sì, il sì, gioco sì. era giovanissimo ancora non si era ancora sviluppato e quindi sai, lì sai, ci sta, vincono i fondamentali sai cos'è la roba migliore? C'è un solo Modern c'è soltanto un giocatore che usa con... Luke però Luke Modern, sì, c'è un Luke, Luke cazzo, Modern e basta oh sì, idolo dei Modern, <ride> <ride> dei vedete, modern. se c'è riuscito il re lui, dei ragazzi. Modern che vincerà la Capcom Cup <ride> No, meglio di no. Non poi ci sono, di sì, sì, ci sono un detto. po' di marisone. Cioè c'è una varietà, il problema è proprio che c'è una massa. Uh, Melalcolico le combo di Tekken. Se vuoi vederle, ci sono un sacco di combo video su YouTube, ma proprio un botto. Se cerchi Dragon of Combo video, normalmente ci sono con le liste comandi. In realtà in Tekken il mio consiglio, soprattutto se non sei un super pro, che poi è quello che faccio io perché, come ben sapete, ho delle difficoltà di esecuzione se non uso la tastiera. È che ehm, le combo veramente difficili a livello di esecuzione normalmente non è che ti aggiungono chissà quale massa di danni, ti aggiungono un 4-5 di ottimizzazione di danno. Quindi se puoi utilizzare delle varianti con delle mosse che fanno il ehm, ti, ti fanno girare. Come cazzo si chiama il, uh, il tornado? Il, il tornado. O tornado. lo screw in inglese, lo screw esattamente con le mosse screw o quant'altro, ce ne hai di più facili che ti escono più velocemente e che a livello di esecuzione sei sicuro di portare a termine, ma fai 4 o 5 danni in meno. Fai quelle, abituati a fare quelle, perché eh, se cerchi sempre di fare la combo complessa, a metà delle volte non ti viene, eh, eh, che poi è il motivo per cui sono forte con Victor, perché Victor è. A prova di scemo nelle combo base e quindi è, è impossibile sbagliarle. E quindi, anche se magari schiaccio a caso, riesco comunque a recuperarle. Mentre invece, con Brian sbaglio a premere e sono fottuto. E le sbaglio sempre, capito? E magari mi perdo i counter, mi perdo i lanci. Quindi, esattamente. Tipo, oggi, oggi schiacci. Um, mm. C'era Vincenzo che mi ha chiesto insegnami a giocare a Tekken e poi gli ha preso un, anche un round a Mancoso e ha battuto Kobe e io gli faccio guarda allora prendi questo personaggio gli ho dato Victor e gli ho fatto ok prima allora, Giù avanti, triangolo, triangolo eh. triangolo triangolo, <ride> triangolo triangolo, <ride> triangolo e ci ha vinto due partite. Cioè ci ha vinto due partite. <ride> è tipo il nuovo Eddy ormai. Sì, Come ai sì, tempi sì. di Tekken 3 si faceva X cerchi, X cerco. Sì, centio. sì, Adesso con Victor verifica. non sono manco due, solo uno il tasto. Quindi... Il <ride> triangolo no non l'avevo considerato. Cioè, è incredibile quanto ti viene la roba a caso, premendo un tasto solo. Cazzo, con quel personaggio, l'hanno proprio fatto e scemo. E infatti, temo, temo sia il personaggio con cui sono più forte eh, <ride> è proprio un lunga, mio eh sì, è proprio una roba del tipo che il, il destino mi dice ok sei un gorilla e devi fare il gorilla non devi cioè un gorilla non può fare il pianista deve fare il gorilla vaffanculo è proprio quella e roba poi, comunque io, io lo so cioè si vede che è fatto apposta per i neofiti Victor sì, sì, a me è, è piaciuta è questa vero. gestione dei, dei nuovi volti mm. perché sono tre personaggi e sono graduali perché sì. hai eh, Victor che Super basic, hai Azucena sì. che è media perché ha qualche stance ma a esecuzione veramente a cervello spento e poi hai Reina che è difficilissima. Quindi sì, hanno fatto una concessione difficile. a ogni parte dell'utenza, sì, a me è sì. piaciuta molto questa. Ma cosa poi ammiglia. mi piace anche proprio la divisione del, del, del roster dove certi personaggi che erano un po' tecnici li hanno resi molto più per principianti, tipo Lav, che ora è molto basilare e altri personaggi invece sono rimasti medi e invece quelli tecnici hanno dei tecnicismi difficilissimi che sono per certi versi pure incrementati cioè tipo lì è ancora più difficile lì, sì sì sì, sì, sì quindi eh, comunque non è quella roba che dici ah ok li hanno instupiditi tutti hanno comunque pensato a tutta la loro fanbase a tutti i livelli no li hanno cosa... razionalizzati sì. perché per dire sì, su sì. Steve c'era questa cosa che era stupidamente difficile di fare la raffica di pugni no? Sì. quindi tu dovevi sì, premere sì. quadrato e triangolo super veloce per dire io per farlo dovevo cambiare posizione della sì, mano fare così party, fare, 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 fare la, indice medio sì, perché col, pol col pollice da solo non ce la facevo impossibile. Eh, adesso basta che spammi il tasto sì, sì. L1 comunque quadrato più triangolo e te lo fa. Quello secondo me è una semplificazione che ha senso. Ah, no, perché gigante. Non aveva senso come era prima. Come, che poi, ci sono diverse... tante semplificazioni sì, di questo tipo: anche soltanto eh, l'IT che ti fa fare l'elettrico fa automatico. Che comunque dicono, ok, magari non li usi al 100% in Mishima, ma non è che non puoi utilizzarli. Eh, no, ma Azucena non è facile. No, ho detto, per media, per ho detto è uno media. facile, uno medio e uno eh, ha sta roba che è veramente balorda. Le hanno messo dei tool troppo forti a livello di mix up e a livello di pressione. Uh, quindi, quindi se siamo capiti, Warang ha finito di essere considerato il più spammone, ma Ed Warang in realtà non è mai stato realmente uno spammone. È che Warang ha questo stile di gioco dove lui è sempre in vantaggio, è sempre plus, però se lo steppi te lo inculi. E uh, è forte nel mid range, è forte nel farti pressione, è un buon giocatore di Warang, ti riempie di calci costantemente, però calcola anche un pochettino le cose perché sa che se lo steppi te, te lo fotti. E uh -huh. in realtà... Su certe cose lo hanno anche nerfato. Ma gli hanno. Ma la, la, la debolezza di Warhang che non aveva mosse particolarmente forti in avvicinamento. Gliele hanno messe, ma gli hanno tolto dei Launcher, che sono diventati degli Engager. Quindi tu te lo trovi lì che fa la stessa cosa, ti riempie sempre di calci, ma non è un personaggio non arginabile. Ma lo devi conoscere, lo devi conoscere bene perché sennò lo soffri tantissimo. Perché io ad esempio Warang non lo conosco bene e mi fotte tantissimo. Perché non sì, so e' tipo, è presente un ventilatore che gira. Sì, è quella roba lì. E tu puoi esatto. metterci il dito in mezzo. È esattamente è quello Warang. che succede. Se premi in una stringa di Warang. Eh sì, devi aspettare Il fatto è che con Warang o premi completamente a caso, cioè sì. prendi il cervello, lo metti sulla scrivania più lontano sì, possibile sì, sì, sì. da te e premi i tasti. Oppure ti serve una laurea, in studiata? Sì, è, è proprio quella è roba. lì. un personaggio polarizzante, proprio. Sì, sì, è proprio quella roba lì. È... è allucinante. O lo giochi veramente come il peggio degli scemi o lo giochi come uno scienziato. Che vale per molti personaggi in questo gioco, va detto. Eh, però, sì, sì. Però, però è quello, non ce n'è. Poi ci sono dei personaggi, ragazzi, come vi dicevamo, ci sono dei personaggi. Molto adatti ai principianti Pole È molto adatto ai principianti Claudio. È molto adatto ai principianti Low. È molto adatto ai principianti uh, Leroy. Se non erro, era molto semplice. Ma Leroy è un po' più verso il medio. Secondo me ce ne sono sì. di più facili sì. per dire un Jack. Jack, e uno Spaloni sì, sì. Jack è uno sì. spalone allucinante. Claudio, spala da sì, sì. Low. Uh, lo dicevamo vabbè. Sì, Victor, sì. già ne abbiamo parlato. Victor è stupidissimo. Sì, 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 no. Ce ne sono parecchi. Ce ne sono. Per... Shaina ce ne sono. anche pare sia molto Shain, semplice sì, sì, sì. Quindi, No, ci sono vari personaggi per chi non vuole. Impazzire ragazzi Shane in realtà mi incuriosisce. Io credo che sia Fortarello, non l'ho mai usato. In, non... Io lo vedo sempre un po' come una specie di Ryu di Street Sì, Fighter. È, cioè, è un fa... personaggio che ha un po' tutto. Ha dei buoni launcher, ha dei buoni media, delle buone stringhe. Non eccelle particolarmente in nulla, ma è un personaggio molto, for molto forte nelle mani di chi ha dei fondamentali molto solidi. Io lo vedo così ed è molto facile. Da questo Kaiser, Quindi, Alisa, alla domanda Alisa, punto di domanda. La mia risposta è: Non so un cazzo, oh. ti giuro non ho idea la giocano pochissimo è stranissima ha questi movimenti super erratici non ho idea di come cazzo funziona ogni tanto c'ha le motoseghe ogni tanto non c'ha le motoseghe <ride> non so bene cosa facciano le motoseghe <ride> cioè è stranissima è completamente a parte ma proprio non la conosco per niente Lars invece è un po' più giocato ed è un personaggio con molta mobilità ma secondo me eh, cioè è, molto, è uno di quei personaggi che ti, ti fotte un po' a movimento con questo movimento improvviso ma non, non ha dei tool particolarmente esagerati o, o pressantissimi. È più forte, sicuramente, però lo trovo un po' svantaggiato. Per dire, Leo fa più o meno la stessa cosa, cioè quella che ti fotte con i passetti e indietro avanti, mm. ma Leo mi sembra molto più pressante e molto più forte come personaggio. Sì, diciamo che ovviamente sono tutte considerazioni preliminari, sì, è io ovvio è ho presto. visto un po' anche per dire Yoshimitsu è molto cresciuto, sì. secondo me è la versione migliore di Yoshimitsu dai tempi di Tekken è 3. Bellissimo, è bellissimo esteticamente, anche molto figo. Esteticamente e anche a livello di performance sì, proprio sì. in partita, è fortissimo, tanto che il primo torneo l'ha vinto lui, ok l'ha vinto Kenen Trench che è comunque un, sì, è un, mostro, un, è un giocatore europeo di vecchia scuola, però comunque anche Yoshimitsu ha fatto il suo... Um, vabbè, comunque fondamentalmente il discorso su Tekken è: A me piace, ah no, a, molti, a molti sì. legacy non piace. Per, e posso anche immaginare perché. Sì, a me però è piace, molto bene. abbiamo pareri diversi sul Netcode Ma... che per me è abbastanza monnezza, però eh, ti dirò. Per me invece non è così male, cioè oddio, eh, anche oggi è vero che con la WiFi va male, eh? no? Cioè, con la, con wifi la WiFi proprio io l'ho detto con la wifi se passi, usi WiFi, lascia perdere tech, oppure se... prendilo se ti piace il single player. Perché eh, col wifi, perché veramente no. con il WiFi hai dei problemi, però anche lì è strano perché ogni tanto ho delle partite ottime contro i WiFi, sai che faccio, uh, sai... c'è un trucchetto diciamo un trucchetto fondamentalmente adesso siccome ci sta giocando il mondo a Tekken sì. gente di street fighter gente sì, sì. Di, soprattutto Tanti. delusi di un sì, Kombat, Kombat. Mm. Eh, adesso c'è così tanta gente che tu puoi settare il matchmaking su 5 barre 5 tacche che è il massimo sì. Sì, e sì. beh chi solo 5 tacche perché in mezzo a, a mille migliaia di persone te le trova le partite certo. buone per la sì, tua sì, connessione sì, sì. se rimani così al massimo della connessione massimo 50 ping si gioca bene sì, sì. Sì, sì. Se vai oltre è monnezza, sì, cioè sì. non c'è una via di mezzo. Capito? Eh, una, ecco una cosa parlando di gente che è migrata su Tekken perché voglio, voglio la tua scommessa. Secondo te quanto dura Sonic Fox a sto giro? Secondo me. Fin non botte, finché non secondo prende botte secondo me al primo torneo in cui prende calci in culo, molla Ma ormai è, sì, un, sì. è un pattern consolidato. Sì, sì. L'ha fatto meme. con Fighter. No, no con Fighter. L'ha sì. fatto ho con, ho con uh, Gear, Gear. 5, ha, ha fatto due tornei con Fang, fa ha preso pizze da tutte sì, le sì. parti. Si Guilty è spostato a Guilty Gear. Tra l'altro rischiando se lo... di rovinarlo per sempre. Gear perché sì, sì, perché... Ha perso e ha detto: eh, ma il gioco è una merda, eccetera, eccetera. E ha avuto un calo di utenti, perché purtroppo, sì, specialmente per quanto riguarda uh, gli States, c'è questo culto della personalità sì, sì, estremo sì, sì. secondo cui una persona parla e è del legge. però Parliamoci chiaro, cioè l'hanno visto i qualsiasi intellettivi di quelli che parlano perché loro non gliene tanto... frega un cazzo perché eh, loro sono cazzo, peggio sì, capito sì, 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 <ride> sono molto più cioè, è vero è vero è gli spettatori quelli che, che seguono sono peggio giune, Street, è, Sì che entro Shingentroskier June è difficile June è media secondo me ma è incredibilmente forte in questo gioco è veramente forte Giune in questo gioco e Anche quindi niente Guilty Gear fa cagare lui ci ha perso se eh, lui ci ha perso fa cagare poi ha fatto tornare su Fighters ma ha preso schiaffi pure lì perché nel frattempo i francesi su Fighters sono diventati delle bestie sì. di Satana infatti sì, 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 poi sì. andremo a bomba sul battle hour e parleremo anche di questo molto velocemente c'è stato il battle hour e i francesi cioè se la giocavano francesi e americani sì. hanno scalzato sì. i giapponesi Sonic Fox ha provato a rientrarci ha preso palazzo sì, ma perché, e ma perché i, 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 i giappi hanno mollato fighter sono passati tutti su Street Fighter ormai e Tekken non hanno mollato completamente fighter Tekken tra l'altro sta avendo successo la Madonna infatti dicevamo a molti legacy non piace mai i nuovi utenti cazzo sta andando bomba gli sta non solo piace ai nuovi utenti il che vuol dire che comunque la direzione è giusta sì, sì, è giusto, perché non, non hanno provato allora epoca ps3 xbox 360 i picchiaduro erano autoreferenziali yes. cioè venivano fatti per gli appassionati e quindi si sono guadagnati il titolo di giochi di nicchia adesso perché si stanno ampliando perché stanno aggiungendo queste meccaniche un po più semplici allora per gli sviluppatori, ma anche per me, per, per dire che faccio il content creator, che cos'è meglio? Dei giochi difficili, bellissimi per carità, tipo un BlazBlue, un King of Fighters 13, che per me sono il picco assoluto, ma che vengono giocati da tre persone, o magari fare qualche concessione alla semplicità, ma avere un bacino d'utenza molto maggiore. È facile qual è la risposta, perché le aziende puntano al guadagno. E quindi è normale che devono fare questa cosa. Eh sì. Finché non si imbastardiscono del tutto, finché non fagli ad hoc, urlando ad hoc nel microfono, <ride> ce allora, la possiamo yeah. fare ancora, capito? <ride> quindi diciamo che per il momento va bene così e sono contento del successo che sta avendo. Alla pari di Street Fighter, che però si sta difendendo ancora bene. Io ho visto sì, che gioco numeri. Ancora quasi è, ed è in un momento pessimo Street Fighter. Sì, sì, perché per, adesso ma, sono tutti il... incazzati. Sono usciti i costumi sì, sì. degli astronauti per gli avatar, Madonna per Dio. Mia, cioè calma. cazzo, Tekken ti esce Tekken. Tu come rispondi con i costumi degli astronauti? Eh, ma sì. per cortesia, sì, Poi ma trato... almeno fate uscire Ed, Cristo Santo. Comunque aspettate, boh, vediamo quando cazzo arriva. Perché dovrebbe arrivare a febbraio, vedremo. Non lo so. Magari, lo fanno, vedere, magari lo fanno vedere domani. A sto cazzo di state of play. Secondo me, sì potrebbe essere essere Un buon eh, palcoscenico questo, perché domani però... comunque anche lì ci sono, sono. 40 minuti di state of play. Hanno detto che fanno vedere 15 giochi. Eh, uno è Rise of the Ronin, che ovviamente è l'esclusiva che arriva adesso. L'altro è Rebirth, che è l'altra esclusiva che arriva in questo periodo. Quindi comunque sono quelli eh, i principali. Se sono 13 titoli oltre a quelli, ci sarà. qualcosa Diciamo che di... io, diciamo il mio sogno, ma, ma sogno piccolo mm -hmm. per lo state of play sarebbe vedere la demo di Rebirth. Eh, è, sì, è il sì, trailer sì. gameplay di Ed nel mio perché è alla sì. fine io ho tutto quello che desidero cioè a parte Rebirth um, ho Persona 3 quindi certo. Persona 3 mi è piaciuto Tekken è bellissimo, Street Fighter è bellissimo stiamo vivendo una seconda giovinezza sì. di picchiaduro speriamo che Project uh, L sia una buona Project bar, L, l all'orizzonte quindi sì, sì, stiamo sì. bene diciamo no no, il cazzo da giocatore di picchiaduro si sta, non si è, era da anni che non si, si, sta si bene. stava così cazzo, ma veramente da anni parlando di picchiaduro caro Pregianza Dimmi. battle hour perché vorrei sapere il tuo parere su questa cosa qui sì. hanno fatto il battle hour <ride> Uh, torneo di Fighters sì. è arrivata Tomoko sullo stage che mi ha sorpreso devo dire sì, perché come sì. ti dicevo io ho detto vabbè questa è stupida perché annuncerà il rollback insieme a Tekken 8 e Tekken 8 certo. se lo mangia certo. invece mi ha sorpreso perché non ha annunciato il rollback manco in questa occasione sì. capito? <ride> cioè io, quando, quando è comparsa sullo stage ha detto vi chiedo di aspettare ancora io volevo volevo morire maledizione no, però sai che c'è io sono uno dei più grandi sostenitori di Dragon Ball Fighters mi sono rotto il cazzo è un basta. gioco ma allora, Basta. il problema Basta. è quello: è un gioco bellissimo. È un versus game fatto da Dio, è divertentissimo, è un gioco fantastico. Ma Cristo non puoi continuare così. Cioè, lo dicevamo anche prima. Ormai non è, è diventato un, è, è un netcode Vaporware. Io non ho visto... forse cioè, è diventato un Vaporware un netcode. Io non ho mai visto diventare Vaporware un netcode. Ho visto diventare Vaporware dei giochi annunciati, ma un netcode mai nella vita mi è capito. io pensavo cazzo. che uno fosse il peggio però mi sto è ricredendo è incredibile ed è un peccato perché meriterebbe così tanto ora io non so lì com'è è che magari c'è il team piccolino perché stanno lavorando ad altro Vabbè, ho capito Aligi ma due anni e mezzo per un rollback che cazzo cioè, così code mystics sì, sì. Sono due gatti e te lo fanno Non c'hai neanche la, la scusa. dell'è un picchiaduro 3D con dati infiniti da gestire. No, cazzo, è un picchiaduro 2D con meccaniche semplificate in molte cose. Cristo, non è possibile. Ma boh. poi funziona bene. Cioè, sì. Io stavo parlando con Damascus. Ho fatto un torneo a Milano. Il Redline. Damascus è praticamente l'ambasciatore sì, di Bandai sì. Per quanto riguarda la, no? eh sì, la beta, no? Eh sì, c'era la beta. che funzionava, funzionava ben. benissimo. Aveva lanciato un hashtag. Tenete la beta finché non è. L'hanno tolta. Cioè, l'hanno tolta <ride> e lo fanno morire. <ride> Allora, te le le cose che ti Ma perché succedono. secondo me vuole, vuole Shuesha vuole che muoia, secondo Ma me Shuesha vuole è che è l'unica spiegazione che mi do. Lo cioè la licenza: le, 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 quelli che hanno la licenza di Dragon Ball vogliono che il gioco muoia, se no, non si spiega, è inspiegabile. Boh, comunque, boh. al di là di questo. Il, il grande diciamo annuncio di questo battle hour è stato Sparking Zero. Sparking e Io non ho sentito Zero. il tuo parere, parere riguardo Sparking Zero. Lo sai, io ti io posso lo dire ho un è. parere, lo ho lo un parere riguardo Sparking Zero. Allora io ho fatto un, un esperimento sociale involontario <ride> con l'adorabile la, community di Sparking Zero. L'adorabile. fatto un primo poi trailer... Di alla fine della fiera. Sì, sì, sì. No, a Budokaite in certo. Fa, hanno fatto un primo trailer e io ho detto, vabbè, sai che c'è, proviamo ad affrontarlo da un punto di vista un po' più professional eh, ne ho parlato un pochettino. Come potrebbe essere il gameplay? Ci sono delle cose carine, eccetera, certo. eccetera. Tutti nei commenti che cazzo dici? Deve essere cafone. Vogliamo 250 personaggi. Non capisci un cazzo, eccetera, eccetera. Vabbè, che poi sempre con questi toni molto sì, amabili sì, sì. perché molto... comunque queste community di, 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 di nostalgici che non giocano da vent'anni ma devono rompere il cazzo nei commenti sono vabbè. sempre molto ponderate. No? Ho detto, vabbè, allora questo è questa è l'utenza. No, questo è quello che, quello sì, è sì, questo un è quello che voglio Questo è il gioco di Che poi ci sta, i, i modi fanno capire cagare, però alla fine il concept ci sta della serie uh, non mi interessa un picchio duro alla Fighters certo, dove certo. devo studiare, ottimizzare, eccetera. Eccetera, io voglio premere i tasti, mi diverto, mi dai anche il contadino col fucile a pompa di, di Dragon Ball base. Sono contento. Il soldato di Freezer, sono contento. Vogliamo più personaggi possibili. Faccio un altro video nell'ultimo reveal. In cui dico, vabbè. Allora il gioco è quello che è. Hanno fatto vedere questa griglia con pare, qualche fissato li addirittura contati. Pare 168-165-168. Ho detto vabbè oh, se sarete contenti immagino gioco cacciarone ci si diverte quanti più persone era possibile. quello che volevate no? Eh, era quello che volevate eh ma tu non sai a me dispiace che tu parli a caso perché c'è una community competitiva di Budokai Tenkaichi ma allora fate pace col cervello come lo devo la trattare questo cazzo di gioco la famosa community competitiva <ride> di Budokai Tenkaichi. ragazzi non avete visto gli ultimi 4 Evo di Budokai Tenkaichi non avete visto Daigo su Budokai Tenkaichi che ha ritrovato Torna in topotto a 40 anni. <ride> La ci ricordo... sono, cioè, se uno lo vuole fare, è libero ah, di farlo. Ragazzi, cioè, allora, però, cazzo, allora no, mi puoi punto, dire che è un picchiaduro? Io, io ho, già fatto, ho già fatto varie volte questa discussione. A me. A parte che normalmente gente, così nei miei commenti dura 5 secondi, poi viene eliminata perché io li voglio puliti i commenti. No, ma io li, io li guardo con gli occhi è un di, un quello di, quello che è di Gico, tra l'altro. Grazie, grazie per il Gico. rai, Gico. Molto io li guardo molto. con gli occhi di quello che va allo zoo, non voglio dire che sono sì, animali. però per curiosità antropologica, capito? È, è quella cosa lì. Eh, però, però capisci. Ora, io vorrei che questa gente. Io non sto dicendo. Oh, grazie Noctis oh, per l'iscrizione. Io non sto dicendo a questa gente che non deve apprezzare i suoi videogiochi. Cioè, uno è liberissimo di godersi Budokai Tenkaichi, di considerarlo il miglior picchiaduro mai fatto nell'universo, la cosa più bella della storia mai creata. Ma almeno, nel senso, non negare l'evidenza e non dire cose a cazzo sarebbe accettabile. Cioè. Uno può apprezzare quello che e ammettere che è un gioco cacciarone. Che fa fanservice prevalentemente divertente, che era pensato per un certo tipo di pubblico e per, per un certo tipo di fan base. Ma o fai una cosa o fai l'altra. Esattamente, non o fai puoi una cosa o fai l'altra. 160, 160 avere... personaggi per il gioco competitivo, esattamente. Ma, cioè, no. Ma anche perché e... poi 40 avevano moveset riciclati, 50 avevano le infinite <ride> Cioè, non puoi bilanciare una roba del genere. Ora esce un trailer che fa intuire che quel cazzo di gioco ha 160 personaggi. Io non dico che. No, non chiedo all'utenza di Budokai Tenkaichi Un'analisi avanzata Ma solo un ragionamento logico Grazie Dante per l'iscrizione Considerando quanto cazzo è difficile Bilanciarne Boh, tipo 10 no, di gioco. Esattamente, cioè. 18. 168. Come Cristo pensate possano appartenere a un picchiaduro bilanciato, con meccaniche complesse, con sistemi elaborati che ti costringono a imparare tecnicamente questo o quell'altro Cioè, ragionate, porca di una troia. Capito, va, va benissimo. Potrebbe anche essere la figata. Potrebbe essere il più bel gioco fanservice mai fatto su Dragon Ball. Con le peggio tamarrate, le meglio figate, le best mosse, le best tutto. Ma almeno non, non fate paragoni in, inutili ma e poi si incazzano. Si incazzano? Si incazzano? Si incazzano? Si Non è che riescono a fare si un discorso incazzano. tranquillo. incazzano? Cioè, cioè per no? Ah. Si incazzano. Non Ehi, è inaccettabile considerare. Hai cioè, presente Napalm 51? <ride> l'imitazione di Crozza sono <ride> sì. esattamente quelle. Sì, quella roba lì. E la prima cosa che ho detto nel video è stato: state calmi, ma perché Calmatevi, vi mi Ma incazzare? che cosa vi incazzate a fare? E mi son che... beccato del boomer. Così, no, tu sei un boomer, non capisci un cazzo. Esatto. Vabbè, 160 okay. personaggi, Manco Mughe. In Cristo Santo, ma che... va bene che sia così. Io bene. non è che sono l'alfiere del competitivo, però è quel tipo di prodotto là, sì, cioè, Quindi ma... ci deve essere lì ma... proprio. Anche se lo vai a recensire, no? tu non gli puoi applicare il. il... La critica che fai al picchiaduro oh. normale lo devi oh. vedere in quell'ottica, cioè 160 persone, bel roster, bella grazia, sai che questa gente qua c'era anche, anche sui Naruto Ultimate Storm. Eh. Sa gente, qua c'era anche su Naruto Ultimate Storm. Sì, vabbè, era io fierissimo. non ci ho, ho avuto tanto contatto. Diciamo era, che la era prima volta c'erano gente, gente che forra. era convinta che l'online di Ultimate Storm fosse il picco del competitivo dei picchiaduro 3D. E tu lo guardavi e va bene. Poi ci sono anche dei prodotti gradevoli, no? Di per carità, tipo. non sono uh, giochi tipo brutti, per dire cioè... Pokken, non è male dal certo, punto di vista, anche Demon sono... Slayer. Io l'ho giocato con questa cosa che diventa tipo un picchiaduro 2D sì, quando non i due, due si incontrano. Sono giochi piacevoli, cioè non sono giochi fatti male, sono giochi comunque curati. Però Ma non Dalia è quello pensa... l'obiettivo esatto cioè non puoi, non puoi pensare che siano Street Fighter After Strike. di che cazzo stiamo parlando e gli vuoi cioè... dare una, un lato di competitività che lo sviluppatore stesso non, non esattamente, vuole esattamente non, non ha calcolato e non voleva calcolare perché non era quello il suo intento vabbè valuti mio. altro valuti altro non so, hai un altro argomento di cui vuoi chiacchierare per questi 5 minuti? Non, non, non so se, se lo vuoi tirare fuori. Dipende, da cosa, parlare, dipende, dipende da cosa vuoi parlare. Se Vogliamo fare un accennino a Rebirth? A Rebirth eh, scusate, io, potrebbe oh, esserci guarda, qualcosa. Io ho delle aspettative, non dico basse su Rebirth, <ride> non voglio neanche parlare di narrativa. Io ho paura più che altro. Il mio timore è che Rebirth sia non il giocone che molti si aspettano ma sia la dimostrazione che Square ha, ha un massimo di tetto di, qualita, di qualitativo cioè un massimo mm -hmm. tetto qualitativo che è già stato toccato con Final Fantasy 16 e può essere superato ancora di poco, io mi aspetto che Rebirth sia nel complesso meglio del 16 perché il 16 mi ha un po' deluso, ma eh, mi dispiace, mi dispiace sì, perché, perché uscita è, un, sì. è una cara persona, anche io a me, di me piace molto Yoshida, ma, ma il 16 è stata una mezza delusione una, è un, è un po narrativamente spazzante. più che altro, mi sì, aspettavo molto di, molto tempo, di se... più Molto di più, eh, da quelli però... che hanno fatto Evensworld. Cioè, eh, non lo so, esatto. non so cosa è successo, ma anche non da Soken so. stesso, io mi aspettavo di più. Eh, Vabbè. Lì, lì, forse era malato, vai a sapere, comunque. Ma Beh, era malato e anche diviso con Final Fantasy XIV che doveva fare sì. le colonizioni dei dungeon. Insomma, eh, Vabbè. però eh. comunque non, non, tralasciando il 16. Io, la, la mia paura è che Rebirth sia la dimostrazione che Square ha un massimo di livello qualitativo, che è sotto a quello degli altri grandi team giapponesi adesso, cioè che Square non sia al momento in grado di fare un gioco che sia a livello della Capcom attuale, che sia a livello della From attuale o di altri team, di altri team molto forti. Credo che Square sia un po' sotto e abbia... Quindi tu proprio non gli lasci scampo, diciamo. No, ma no, non, è, è non, è una, non è una garanzia. Cioè, è una mia paura. È una mia paura. La, la mia paura è che il loro tetto sia bassino. Il loro tetto sia il cosiddetto gioco da sette top. Da, 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 sette Addirittura delle, da sette, da sette, da sette delle pregenzioni, sì. non, non da 7 da, da multiplayer. Vabbè, da io questo per dirti, vedi? Per, per me questo è inconcepibile. Ma perché io vedo i giochi in una certa maniera che è giustamente diversa dalla tua. Eh, guardo anche l'aspetto nostalgico, slash artistico, slash musicale. No, no, ma, per ma me non potrà li... mai essere, anche se la, la, la trama no, è no, merda lo capisco, totale, lo capisco, come probabilmente lo capisco. sarà, visto che c'è una mura di mezzo. Eh, io già mi aspetto certe derive, sì, tipo sì, ho letto lo, delle interviste sì. in cui sì, dicono: sì, eh, ma sai che c'è? Questo Sefirot, è un po' molto popolare, dobbiamo perché non renderlo un antieroe, <ride> ecco. Sarà una roba indegna. Ma poi la, quella, la pubblicità ehm. della Pantene nel Madonna, <ride> quando del ho trailer, visto quella cazzo di scena interna nel trailer che la super doppia di Sephiroth: c'è cioè Sephiroth che muove i capelli e fa gli occhi. No, ma allora, sai cosa? No, ascolta io, siccome sono un fanboy sfegatato del ah. set, ero arrivato addirittura a giustificarmela quella cosa. <ride> no, perché aspetti, per dire, ma... si... no, aspetta, fermo, fermo, fermo. <ride> stiamo parlando del, del flashback di Cloud no? e quindi okay. magari nella sua sì, mente lui vede Sephiroth così sì, forse capito? lui effettivamente lo idealizza è un è... narratore non affidabile però, però è domanda però, narratore. la domanda: vera è... le fa esatto, esattamente cioè, no? la domanda era esattamente quella ma secondo te Nomura e Nojima nello stato attuale e possono avere questo tipo di finezza nella narrativa non esiste nella vita non esiste nella vita la verità è che invece Nomura e Nojima possono inserire quel momento perché gay ingenui. Lo sai perfettamente, è chiaramente è esattamente come Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 è una meravigliosa storia d'amore tra Riku e Sora che però per tutto il gioco dicono no homo e la fine del gioco è loro che decidono definitivamente che è no homo, anche se lo sono tanto e si vorrebbero tanto amare. Quello è Kingdom Hearts 3. Punto. e anche Final Fantasy VII troveranno il modo di insieme soprattutto Light e Darkness giustamente sì, che Light probabilmente e Darkness. verrà incollato in e sì. 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 E... ma già, già il remake comunque. sai cos'è cos io allora non voglio dirlo eccetera eccetera perché veramente qua ci andiamo, andiamo ad entrare in una roba che non bastano tre ore però io ho letto una teoria ah. che sicuramente non è vera no, però se dovesse essere vera sarebbe l'unica lun salvezza sì cioè, che praticamente, io ve lo dico proprio in due soldi, in due secondi. Um, è un remake, non è un remake, alla fine. Quindi si chiude, è tutto un giro a vuoto e si chiude esattamente come il set sì, di base. Fondamentalmente, gioca, tutto sto bordello è un remake. Sì. Le, le, la roba intelligente sarebbe tutto sto bordello è in realtà è uh, in realtà una red herring, è fatto appositamente per canonizzare in modi strani la, la compilation ma poi trovano il modo narrativamente di ricostruire le cose in modo che la narrativa base funzioni esattamente allo stesso modo con gli stessi eventi e gli stessi sviluppi a mio parere è impossibile cioè si verificano gli stessi eventi sì. ma ciò che li provoca è diverso a mio parere è impossibile cioè che loro abbiano questo livello di intelligenza e questo livello di capacità di gestione della narrativa è impossibile però, però per è... dirti se se si dovesse avverare il sogno, secondo me sarebbe una figata. Sarebbe l'unica un cosa, genere. ma io la vedo veramente improbabile. Sì, con un a parte, di mezzo lo a parte che lo scopriremo tra 15 anni. Perché vi ricordo che siamo alla seconda parte, sono tre. Eh, vabbè, <ride> ma già, già dopo la città degli antichi, capisci eh, l'andazzo. Sì, sì, lì capisci l'andazzo. Comunque, vabbè, vabbè. Uh, Schiacci, io ti ringrazio per l'ospitata per essere passato qua a fare due chiacchiere con me con noi in generale. Grazie, ovviamente, a tutti i ragazzi che, mi ha, che hanno followato, tutti quelli che si sono iscritti. Non so quante iscrizioni siamo perché non le ho settate in questa grafica, ma le guarderò. Probabilmente sono crollate perché domani me ne scadono tipo 150. Ma grazie a tutti per l'iscrizione. Un bacione, a tutto quanto. Se volete seguire Schiacci sempre, lo vedete lì il nome. C'è il canale Schiacci sempre e il suo canale eh, parla un po' di tutto. Gioca prevalentemente picchiaduro. Ara prevalentemente persone nei picchiaduro, ma in generale. Sì, eh, anche, beh, oddio, ovviamente. però comunque. No, un livello allucinante. Eh, il livello è molto alto, però ne vinci comunque. Una buona, un'ottima media, dai, nel senso, è difficile comunque giocare contro di te con i tuoi fondamentali. Uh, grazie a tutti per essere stati qua. Noi, ovviamente, lo rifaremo. Eh, quando ci sarà un argomento o quant'altro, quant perché sapete che schiacci comunque, è sempre un ospite gradito da queste parti. Uno dei pochi. Tanto, alla fine recensiamo, più o meno le stesse Esattamente. cose. Esattamente cioè, ci tocca più o meno si la stessa troppo. roba. E quindi vi ringrazio per essere stati con noi. Un bacione a tutti quanti. Mua. Spero vi siate divertiti. E da noi è tutto. Ciao, ciao. ciao.